Buonasera a tutti, iniziamo questo terzo appuntamento. Questa sera il tema è il paese, con questo si concluderà il ciclo di interventi, di momenti che insieme con la direzione abbiamo deciso di portare avanti per preparare un percorso verso il congresso, un percorso fatto di contenuti. Come per le altre serate, io adesso lascio la parola agli amici, a Marina e a Marino, che ci presenteranno una scheda introduttiva e poi la parola al professor Fracanzani, che ci illustrerà alcune tesi e farà alcune proposte per far sì che la vostra presenza possa poi portare dei contributi, come abbiamo fatto negli altri appuntamenti, che si discenderanno nel dopo cena, quindi dopo che abbiamo fatto lo spuntino. Intanto la parola a Marina e a Don Marino. Buonasera a tutti. Origine e struttura dello Stato. Le origini della storia di San Marino sono legate al culto del santo. La leggenda fa risalire il merito di aver fondato l'uomo del mondo. È la leggenda a tramandarci la figura di questo tagliapietre che, venuto dalla natia isola di Arve, salì sul monte Titano e qui fondò una piccola comunità di cristiani, perseguitati per la loro fede al tempo dell'impero di Diocleziano. Il Placito Feretano è il primo documento storico che identifica la comunità e la storia, conferma le perdute battaglie attuate dal corpo sociale per fronteggiare pericolose situazioni e per consolidare la propria autonomia. Proprio per questa difesa sui generis della propria libertà, fondata sui principi tramandatesi nei secoli, la Repubblica di San Marino non ha una vera e propria costituzione formale, secondo la genesi di Stato nata dalla Rivoluzione francese, come per la maggior parte degli Stati moderni, nel senso di un documento unico che contenga, oltre la parte dei diritti e doveri del cittadino e i valori fondativi, la parte degli organi dello Stato con il loro relativo funzionamento. Semplificando, al massimo si potrebbe dire che San Marino somiglia più costituzionalmente al Regno Unito. Le fonti del diritto pubblico sammarinese vengono individuate. Nello statuto pubblicato l'8-10 del 1600, Leges Statutarum Repubblicae Sancti Marini, nella legge dell'8 luglio 1974, numero 59, dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi dell'ordinamento sammarinese, nelle leggi scritte, nella consuetudine, nella prassi, nella tradizione. Quindi si può dire che San Marino ha un'architettura costituzionale vera e propria in assenza di una Costituzione scritta. Lo Statuto individua e regolamenta gli organismi istituzionali dello Stato, che sono l'Arengo, il Consiglio Grande Generale, i Capitani Reggenti, il Consiglio dei Dodici. A tali organismi vengono attribuiti poteri e funzioni di carattere legislativo, di governo e di giurisdizione. Poteri e funzioni che nelle loro linee essenziali si sono mantenuti nel tempo. In seguito sono stati aggiunti nuovi organi istituzionali, quali il Congresso di Stato, il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, le Giunte di Castello, gli organi giudiziari. A differenza dell'Italia e degli altri Stati europei, non esiste un capo del governo. Uno sguardo alla società sammarinese. Oggi San Marino ha una società basata su 12.223 nuclei familiari, per lo più costituiti da due o tre componenti. Sono 4.506 le coppie con i figli, 2.936 i nuclei unipersonali e 2.671 le coppie senza figli. Il 10,9% dei capofamiglia possiede il diploma di laurea e risultano occupati per il 60,5%. Sulla popolazione in totale, il 49,4% ha un'occupazione ed il 15,7% è studente.
i pensionati sono il 21,7%. Della popolazione censita nel corso dell'ultimo censimento, a cui fanno tra l'altro riferimento i dati di cui sopra, il 62,2% è sammarinese residente, il 14,9% è italiano e il 15,1% possiede la doppia cittadinanza. I laureati in possesso di laurea magistrale sono l'1,8% della popolazione censita, mentre il 34,1% possiede il diploma di scuola secondaria superiore. Un dato importante è rappresentato dall'indice di vecchiaia, che si attesta al 109,88%. Tale parametro indica il rapporto tra la popolazione anziana ed il resto dei cittadini. Ebbene, quando è superiore a 100, significa che sono preponderanti i cittadini appartenenti alla fascia dell'età senile. Altro dato significativo è rappresentato dall'indice di dipendenza, che attesta il grado di dipendenza per l'appunto di una popolazione che dovrebbe essere autonoma e che invece non lo è, sia in termini economici che di sussistenza in generale. Tale dato per l'appunto riguarda il 48,03% della popolazione dai 15 ai 64 anni di età. Sistema elettorale e partiti. San Marino è una repubblica parlamentare che prevede un Parlamento composto da 60 membri eletti dai cittadini ed un governo composto da 10 segretari di Stato nominati dal Parlamento fra i consiglieri. Il corpo elettorale costituisce un collegio unico, unica pertanto è la circoscrizione elettorale nel senso che la composizione dell'intero Consiglio Grande Generale è determinata dalla somma complessiva dei voti manifestati in qualunque sezione elettorale. La recente riforma elettorale ha introdotto alcuni correttivi al sistema proporzionale pubblico, con il premio di maggioranza, le quote rosa ed il ridotto numero di preferenze per contrastare la frammentazione dei partiti, garantire la stabilità del governo, favorire la presenza delle donne in Consiglio Grande Generale, avversare il voto di scambio e la riconoscibilità del voto. Alle ultime elezioni erano presenti 11 soggetti fra partiti e movimenti, realizzate in tre coalizioni più tre liste uniche. Il sistema giudiziario. Il sistema giudiziario della Repubblica di San Marino è di civil law e risente dell'influenza del diritto italiano. L'ordinamento giudiziario è definito dalla legge qualificata 7 ottobre 2003, numero 145, che ha abrogato la legge 28 ottobre 1992 numero 83 e le successive modifiche ed integrazioni. Gli organi giudiziari della Repubblica sono il Tribunale Unico, il Consiglio Giudiziario, la Commissione Consigliare per gli Affari di Giustizia. Esiste un Tribunale Unico articolato in due sezioni specializzate corrispondenti alle due giurisdizioni. La sezione della giurisdizione ordinaria è suddivisa a sua volta in relazione alle materie del civile, penale, della tutela dei minori e della famiglia. Il Consiglio giudiziario ha funzioni di rappresentanza e di garanzia dell'ordine giudiziario. Si riunisce in seduta ordinaria ed in seduta plenaria. È presieduto dai capitani reggenti o per delega dal magistrato dirigente. Il segretario di Stato per la giustizia partecipa alle sedute senza diritto di voto. La Commissione Consigliare per gli Affari e Giustizia è formata da 10 consiglieri nominati dal Consiglio Grande Generale all'inizio di ogni legislatura con maggioranza del minimo 2/3. Ne fa parte a pieno titolo il Segretario di Stato per la Giustizia. La Commissione Consigliare per gli Affari di Giustizia riferisce di ogni sua attività soltanto al Consiglio Grande e Generale. Amministrazione, network, informatizzazione. Il nostro Paese negli ultimi anni si è dotato di un sistema di informazione radio-televisivo capace di portarne l'immagine ben oltre i confini del nostro territorio, con il digitale terrestre, fino a livello mondiale con i canali satellitari. Anche i servizi amministrativi sono sempre più presenti sul web, seppure con il dato sconcertante di oltre 30 database differenti per ogni ambito dell'amministrazione pubblica,
senza unitarietà e spesso con il problema della incomunicabilità dei dati. Da poco tempo è stata istituita una piattaforma web che raccorda tutti i servizi dello Stato, tutti i servizi dello Stato ai cittadini, e ad una riforma strutturale della pubblica amministrazione, con il passaggio dalla gestione documentale dal cartaceo all'elettronico, basato su criteri di economicità e ottimizzazione organizzativa delle risorse. Il terzo settore. A San Marino è presente una consulta delle associazioni che conta oltre 50 soggetti iscritti, impegnati negli ambiti più svariati, dall'impegno culturale a quello socioeducativo e missionario. Un ruolo importante è quindi svolto dalle associazioni di volontariato, alcune delle quali di primaria importanza nel sostegno e nella promozione in diversi ambiti sociali, da quello della disabilità alla cooperazione internazionale a quello in campo medico. Tali associazioni sono fortemente coinvolte nel processo educativo della cittadinanza e spesso sono uno strumento più rapido e gratuito di risposta ai bisogni della fascia più debole della popolazione, trasmettendo il valore della solidarietà e della condivisione delle risorse sociali disponibili. Sì. Da alcuni anni l'Occidente sta attraversando la più lunga crisi economica dagli inizi del secolo scorso, che ha provocato, al di là delle alterazioni del sistema produttivo e del sistema finanziario di ogni paese, un vero e proprio scompasso nel modello di protezione sociale a forte investimento pubblico come quello di San Marino. Questa crisi, innestata da un capitalismo finanziario malato, oltre a generare la fragilità e la debolezza del nostro sistema, ne ha in poco tempo drammaticamente svelato ed esasperato tutti i limiti e le insufficienze, con tutte le conseguenze che vediamo sia dal punto di vista della sostenibilità dello Stato e del welfare, sia soprattutto in merito alle prospettive di sviluppo e crescita. Per guardare avanti con positività e concretezza, oggi la realtà ci pone una domanda. Dobbiamo adeguarci ad una devianza che rischia di cancellare l'infrastruttura essenziale del nostro sistema paese, oppure è possibile ridisegnare una nuova architettura di Stato e di welfare basato su persona e lavoro che sostenga un possibile nuovo benessere? Il ruolo della politica nel nostro paese è fortemente sentito, lo abbiamo ricordato fin dai primi incontri, nella storia del nostro partito, e lo dimostra la nostra presenza in questa sede. Il fatto che ci sia una vicinanza, se vogliamo, spesso di derivazione fisiologica, viste le cifre della nostra popolazione, dai legami che ogni cittadino ha con i rappresentanti dello Stato e dalla presenza continua dello Stato sui cittadini, può anche essere letta come una totale subalternità dei cittadini al controllo o alle concessioni di un'impostazione statalista. Viene allora da chiedersi quali possibilità esistono e su quali basi fondanti si può rimodellare il Paese a misura delle necessità del nostro tempo, ma soprattutto verso le aspirazioni della persona. È quindi possibile gestire armonicamente progresso culturale ed educativo, apertura al network mondiale, ricollocamento, riqualificazione delle risorse dello Stato ed esigenze di mercato con l'aspirazione personale di ognuno? Sopravviverà solo un sistema di privilegi o i giovani dovranno ancora progettare e realizzare con dignità ed entusiasmo il proprio avvenire? Oggi appare evidente che è necessario riformare alcuni istituti normativi che non sembrano più al passo coi tempi, anzi, paradossalmente sembrano contraddire quella tradizione di libertà che ha originato la nostra Repubblica. Il nostro ordinamento, che ha caratteristiche di originalità e antichità uniche nel suo genere, sembra così essere alla mercé di una popolazione statalista legata a paesi vicini ma lontani per tradizione giuridica e cultura politica. Come è possibile allora avviare una rivalutazione culturale ed educativa del nostro ordinamento che permetta di intraprendere quelle azioni di reale sussidiarietà che oggi appaiono fondamentali in uno Stato moderno?
Il mondo viaggia alla velocità della luce e non dà scampo a coloro che restano fermi sulle proprie posizioni senza affrontare gli sforzi e le difficoltà di questa maratona. Una gara che riguarda anche le relazioni verso l'esterno e che passa attraverso i mezzi di comunicazione che, seppur capaci di garantire ampia diffusione e velocità di interconnessione, possono rendere impersonale e sterile il contenuto del messaggio diffuso. Come impedire allora che ciò avvenga? E come controllare l'azione distorta atta a demolire e deviare la verità dei fatti e delle azioni che spesso viene proposta dall'interlocutore lasciandogli difficile l'interpretazione dei fatti stessi? Come possiamo allora attraverso i mezzi di comunicazione rilanciare l'immagine del paese San Marino? Grazie mille. Come puoi capire, Marcello, noi abbiamo vissuto dei periodi importanti della nostra storia che ci hanno consentito di costruire un sistema sociale che sicuramente non vogliamo mettere in discussione e al quale non vogliamo rinunciare, no? Tutte queste domande chiaramente sono in un cambiamento come quello che sta avvenendo, che avviene con continuità a livello mondiale. Come San Marino può, venendo meno tutta una serie di entrate legate soprattutto al sistema bancario e finanziario del passato, riuscire a garantire anche per il futuro questo modello e quindi come riuscire a progettare nuove, a progettare degli interventi per far sì che lo Stato abbia le risorse sufficienti per riuscire a portare avanti questi obiettivi. A te la parola. Grazie, io tradizionalmente non parlo dentro il microfono se non è strettamente necessario, perché mi vado via più convincendo che i microfoni abbiano un'anima e si arroghino il diritto di emettere fischi, sibilii e di granchiare, quasi potessero contestare quello che il relatore va dicendo. E la domanda che mi viene posta è, non è una domanda, è più è una provocazione tracimante e tellurica, e io non ho certo l'ambizione di rispondere, ma di assicurare tre o quattro buoni bocconi per chi è venuto fin qua stasera, bocconi teoretici da tenere in saccoccia e da prendere, assumere quando il cammino nell'impegno civile, politico, istituzionale, ma anche proprio quello di cittadini quotidiani fa sentire il suo peso. Ringrazio intanto Marina e Marino, lettera e prova, maschio e femminile. Sarà stato un caso, ma non è per caso che avete senz'altro preparato la scheda in questa forma stereofonica per opposti o per complementari. E allora io ho alcune cose che mi sono venute in mente studiando, perché ho accettato in buon grado l'invito, anche se qualcuno in sala sa che di solito non accetto mai gli inviti, avendo un'agenda fin troppo piena di cose poco interessanti, in realtà è stata l'occasione per studiare per riprendere degli argomenti importanti. E allora io vi dirò prima in generale che cosa vuol dire amministrare, ma questo discorso più generale mi serve per arrivare a tre ipotesi concrete squisitamente legate alla storia, ma vorrei dire di più alla tradizione di San Marino, che non si esaurisce nella sua storia. E una riguarda le banche: che cosa concretamente si può fare delle banche sammarinesi dopo Tremonti, e così ho detto anche l'indicazione più che della legge della persona e quindi del modo di pensare. E questo vuol dire per trascinamento l'Europa, sì, no, l'Europa, società mercantile nella quale bisogna andare per prendere più che per avere. Non perché questo sia un atteggiamento sbagliato, ma perché essendo una società di mercato, il meccanismo è quello del massimo profitto. E nessuno va al mercato per rimetterci, tendenzialmente. Tanto è vero che chi va al mercato per rimetterci viene messo sotto tutela, o è incapace, o è indegno. Il secondo è sull'università, il ruolo della formazione, e quindi da centro di costo a centro di entrate. E questo mi deriva, senza falsa modestia, da aver frequentato, e ringrazio in questo i miei genitori e al loro spirito cristiano,
nel quale abbiamo educato a viaggiare, a visitare e a studiare in molte università straniere, in Francia, in Germania, in Inghilterra, quando ancora l'Europa non c'era, o anzi quando l'Europa era data da barriere doganali, monetarie, di passaporto. Vi dico cos'era per un italiano, che non sono ricchissimo, ma come vuole dire 30 anni fa, andare a studiare in Inghilterra. E il terzo è l'ambiente, una cosa molto poco considerata, ma anche l'ambiente, su questo ne vado ripetendo da un po' di tempo, e vado convincendo che l'ambiente è tale, viene tutelato solo se è un centro di entrata e non un centro di costo. Per farvi capire subito l'etichetta, è il primo custode dell'ambiente, è il contadino, il quale prende dalle risorse ma non le unge, perché sa che dall'ambiente deve la sua sopravvivenza. Non vi parlerò di diritto agrario, posto che la pezza del territorio, pur pregevolissima, di questo stato piccolo e non piccolo stato, come ho ripetuto altre o in altre occasioni in questa Repubblica, in cui sono stato ospite, in altre occasioni in cui sono stato ospite, uno stato piccolo, non un piccolo stato. Dicevo, non ha una vastità tale per cui l'ambiente debba essere considerato agricoltura, ma non solo l'agricoltura, assorbe tutto il contrario. Vi pregherei, io parlerò fino allora del pranzo, alla francese, quindi alla cena, non preoccupatevi, non intendo dire fino alle 13 della mattina, e quindi ancora per un'oretta, vi chiederei di non interrompermi in questa prima fase per due motivi. Uno, perché tradizionalmente quelle che di solito emergono come domande in prima battuta vengono poi assorbite dal proseguo dell'esposizione. La seconda, perché in questo modo io chiudo tutto quello che devo dire nei tempi prefissi e dopo colazione e dopo pranzo, a chi interessa o ha delle domande da fare c'è la discussione, a chi non è interessato uno di quello che ho detto o non ha domande da fare ovviamente non è obbligato a rimanere. Ma andiamo allora velocemente, e prima di capire concretamente cosa si può fare bisogna avere ben chiare idee di che cosa vuol dire agricoltura, posto che potenzialmente questo che ha la forma più che di uno stato di quella che era l'antica polis, cioè di un insieme compiuto di comunità, di politeia, nel senso di aristotelico del termine, non quindi con la spersonalizzazione dello Stato, tipica del Cinquecento, dell'uomo fabula successiva, ma proprio quella del bastare a se stessi, della semisufficienza, non dell'autarchia di cui ieri si è celebrata la marcia, ma proprio della semisufficienza, che è poi la vice sufficienza. Che cos'è amministrare? Ve lo siete mai chiesti? Allora, la radice, io vado sempre alla radice delle parole perché ritengo, con il mio compianto maestro, che il livello di una società si desuma non tanto dalla sua tecnologia, ma dalla complessità della sua lingua. Cioè, quanto più una lingua è complessa, tanto più è evoluta la società, perché tanto è in grado di elaborare concetti. Non è quindi la tecnologia, il fare, ciò che rende evoluto, ma la capacità di pensare, di cui il fare è una conseguenza. Cos'è amministrare? Ad ministrum, ad quem minus stato, a colui che sta sotto. Ed era infatti quando il re, quando Carlo Magno parlava, mandava poi ai suoi ministri l'attuazione della sua volontà, posto che Carlo Magno non sapeva neanche scrivere, come perfettamente. Ministro contrapposto a magister, ad quem magis stato, a colui che sta sopra. Che in greco poi si dice colui che vede dall'alto, epi, da sopra, scopeo, guardo, da sopra, episcopo. Quindi il magistrato, l'episcopo, quello che sta sopra, il ministro, quello che sta sopra. L'inversione, vedete, dello Stato moderno fa sì che i ministri contano più di tutto. Capisco la battuta magari dell'italiana che i magistrati contano più dei ministri, lasciamo stare il caso di un altro paese. Contiamo invece alla generalità. La storia degli ultimi 500 anni dà prevalenza al ministro, al primo ministro, che non a caso qui non c'è proprio perché non è uno Stato nel senso della struttura moderna dello Stato, ma raccoglie la tradizione paleocristiana di San Marino.
prevale sul magistrato, sul vescovo. Cipro, Andorra, hanno delle tradizioni vescovili molto ben radicate. Allora, il magistrato è quello che attua la volontà. Dove è la definizione? L'amministratore è colui che attua la volontà. Riceve la volontà dal padrone, riceve dei beni in consegna, organizza cose e persone per l'attuazione di tutto. Riceve un potere e ha delle responsabilità. Le due cose stanno sempre insieme: tanto potere quanto responsabilità. Cerco di essere ancora più specifico. Il padrone fa tutto quello che vuole con le cose perché sono sue. Il messaggero riporta la volontà del padrone. Il padrone quindi ha potere a 360 gradi, è modellato sulla proprietà, può far tutto, anche distruggere la cosa. Il messaggero invece non ha nessuna responsabilità, ambasciatore non porta pena, si dice, però riproduce la volontà di un altro, e quindi è zero. In mezzo, tra i 360 gradi del padrone e gli 0 gradi del nuncius, del messaggero, ci sta l'amministratore, colui che quindi ha un delta più o meno ampio di discrezionalità. Se non c'è discrezionalità, non c'è amministrazione, c'è qualcos'altro, perché se è tutto aperto è padrone, se è tutto chiuso è un messaggero, non è un amministratore. Quindi l'amministratore, ecco qua, prima cosa, non è il padrone delle cose, le ha ricevute in consegna da chi? Dal padrone, dal popolo, se è un pubblico amministratore, da qualcun altro potere ha ricevuto delle cose, delle risorse, delle somme, e quindi responsabilità, perché siccome non sono sue, un giorno dovrà rispondere al padrone che torna. Normalmente il padrone è partito per un lungo viaggio, poi torna e chiede conto ai servi, e ce ne sono sempre tre di servi, ma questo lo vediamo dopo. Quindi non può l'amministratore stare fermo, deve agire. L'inerzia non è amministrazione. Amministrare non può tradursi in inerzia. L'amministratore deve fare, perché le cose non sono sue e deve rendere conto. Deve appena amministrare secondo buona fede, certo, perché il padrone non gli dà delle istruzioni precise, come all'esecutore, al nuncius, al messaggero, al guadagnatore. Dice fai tu. Quindi, seconda caratteristica, l'amministratore è quello che deve fare, non può starsene con le mani. Terza caratteristica è che deve avere un certo tempo. Le risorse per fare devono essere assegnate per un certo tempo. Un anno, 2 anni, 5 anni, dipende, 15 giorni. Dipende dalle risorse, dipende dalla tipologia, dipende dall'amministratore. Ma se non ci sono queste tre caratteristiche, signori, non c'è amministrazione. C'è qualcos'altro. E il pubblico amministratore che caratteristica ha per cui si differenzia dall'amministratore in generale? Finora abbiamo parlato dell'amministratore in generale. Io sono titolare di certi beni, oppure titolare di certi beni. Un'azienda agricola la dà al suo amministratore, il suo Gastaldo, quale parte? Ecco il cognome Gastaldo, Gastaldello o fattore, indicano tutta questa mansione. Manso, Mansi, da questi non cognomi indicano il ruolo che avevano per le famiglie, e se ne parte per un lungo viaggio, il padrone. Poi torna e l'amministratore deve dare il risultato. Questo è l'amministratore in generale. Se non ha risorse, se non ha da fare, se è stato fermo e se non ha un certo tempo, non è amministratore. Il pubblico amministratore in cosa si differenzia? Ha una caratteristica fondamentale, che lo nobilita. Perché guardate bene, nella pubblica amministrazione il padrone, il titolare del potere e il destinatario dell'azione amministrativa coincidono.
pensate bene, in un'azienda agricola uno è il padrone, lui, uno è l'amministratore, lui, sono scaramantico, anzi non sono scaramantico, lei è l'azione amministrativa, lei è il soggetto governante. Titolare del potere, colui che esercita il potere, destinatario del potere, giuridico, fattuale, economico, conditelo come volete, sono tre soggetti diversi. Nella pubblica amministrazione invece è il popolo il titolare del potere, che lo dà agli amministratori, i quali amministratori poi esercitano quel potere come destinatari lo stesso popolo. Ecco perché, signori, nella giustizia amministrativa, e anche San Marino non fa eccezione, essendo uno Stato evoluto, un paese, una comunità evoluta, non c'è nello Stato il mio contro il tuo, ma il mio contro il nostro. Il mio contro il nostro, perché se lo Stato va male, tutti andiamo male, se lo Stato va bene, tutti indirettamente andiamo bene. Si tratta, in termini giuridici, li chiamiamo interessi riflessi. Altri parlano di interessi legittimi, ma non voglio tediarvi con queste elaborazioni che poi derivano dalla destra hegeliana. Gauss, Hermann, Rosler, tutti questi signori che dovevano scrivere mille pagine, perché se un tedesco non scrive mille pagine non è contento, proprio è la tavola. Colleghi tedeschi tuttora scrivono così, almeno 1000 pagine. Il concetto però che mi interessa, questo è il quarto concetto. Destinatario dell'azione amministrativa e titolare del potere coincidono. Quindi tu non è che hai il padrone che ha dato via e eserciti il potere per i confronti di un altro soggetto. Eserciti il potere nei confronti di colui che te l'ha dato e nel suo interesse. La cosa simile, se volete un esempio, è data dall'amministratore di condominio. Da chi riceve il potere? Dai padroni degli appartamenti. Nei confronti di chi esercita il potere? Dei singoli proprietari degli appartamenti. Vedete, c'è la collettività condominio che gli dà il potere e i singoli padroni degli appartamenti nei cui confronti gli dice questo è il posto auto, queste sono le spese, eccetera, eccetera. Poi sapendo di dover rendere conto. Che cos'è? Allora si può dire banalizzando che un pubblico amministratore sia un amministratore di condominio? No. Per l'ovvio motivo che lo Stato o la comunità non è un condominio. In quanto il condominio è la somma di diritti privati, di interessi privati, lucrativi, che si esauriscono in un certo posto, mentre nello Stato i fini sono generati. Signori, fare l'amministratore pubblico è la cosa più difficile, ma veramente la cosa più difficile. Perché si è chiesto il voto, nessuno è stato mandato lì contro la sua volontà, si è chiesto il voto, ci si è proposti, si è stati eletti, eligere, scelti ex pluribus unum, campeggia ancora sul quotidiano, dall'altra parte c'è qui su tribune. Si è stati eletti, nessuno è mandato lì per contro la sua volontà, ognuno si è proposto, si è candidato. Ha dimostrato la camicia bianca, io non ho la camicia bianca, io ce l'ho rigata, ma non ha significati ancora giuridici. Si è candidato, ha dimostrato il suo animo, la sua buona fede e ha detto sceglietemi, è stato scelto, ha ricevuto il potere, deve amministrare il potere nei confronti diretti. Che lo si batterà? No. Ci rimette economicamente in alcuni ordinamenti sì, la Corte dei Conti, libertata da Venezia, non a caso una repubblica marinara fondata sul commercio, per avere delle cariche pubbliche bisognava mettere nel fondaco, perché a caso i palazzi si chiamano fondaco, il fondaco del magazzino, tanta merce.
Poi tu potevi andare a registrare in Candia, adesso mi pare si chiami Creta, ma non usiamo ancora il nome antico. E se poi passi dal turco, beh, noi non facciamo come i turchi, non è che tagliamo mani, impaliamo, no, siamo un popolo civile. Queste cose non le facciamo, diciamo. Ecco, ho detto rovino te e la tua famiglia. Rovino te e la tua famiglia, perché anche se tu vai di là, la tua famiglia, il tuo fondaco, la tua casa, il tuo focolare domestico viene preso e dato allo Stato. In altri ordinamenti c'è comunque il penale se uno è andato oltre, in altri ordinamenti invece c'è solo una considerazione politica, il discredito politico, che noi non consideriamo più importante, ma che ai tempi degli antichi greci era la cosa più importante, perché un uomo è la sua faccia, se volete la sua maschera, la sua aula, la sua persona, quid persona, quello che parla più forte, la sua bocca, la sua parola, il suo manifestarsi. Ecco qua allora l'amministrare, vuol dire ricevere un potere, vuol dire darsi necessariamente da fare, non vuol dire stare fermi, vuol dire rispondere, perché il potere corrisponde a una responsabilità, vuol dire farlo, a riceverlo dal titolare e amministrare nell'interesse del destinatario del potere stesso. Questa è la pubblica amministrazione. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire compiere atti di intelligenza. Ben preciso. La capacità cioè di vedere più in là, perché non è il mio contro il tuo come nel condominio, ma è il mio contro il nostro, il mio contro il nostro. Nello Stato, quando lo Stato perde in una controversia, ci hanno perso tutti i cittadini, perché una pubblica amministrazione efficiente è, garantisce e custode di tutti. E arriviamo allora, perché dobbiamo restare nei tempi, alla prima tema, le banche dopo Tremonti. Cominciamo a sfatare un mito. Non è pensabile che si torni indietro, e indietro non si torna. E non è un riferimento già fatto alle tornate di ieri. Indietro non si torna. Occorre trovare una ragione di appetibilità. E questa può essere in sinergia solo con la pubblica amministrazione. E entro subito un esempio concreto, facendovi il caso, casi reali. Qui non parla il professor Fracanzani, ordinario di diritto amministrativo, ne parla l'avvocato Fracanzani, titolare di un modestamente avviato studio, con una decina di avvocati, decina di persone, tra avvocati e giovani collaboratori che lavorano con me, e che si occupa molto di infrastrutture, di comuni, di rapporti con l'estero, di energia pulita, di appalti dentro e fuori, di ospedali con la cucina e senza la cucina. Allora, l'amministrazione si dice pletorica, lenta, ostacola, ottunde, sono tanta gente qui, mi dicono, ma San Maria ce ne sono 5.000, sono troppi. Piano, signore, piano. Perché, scusate se disturbo, l'amministrazione ha in mano il patrimonio più importante, il nostro bene. Quindi la vogliamo efficiente, brava, preparata, motivata. Esempi, cosa sta succedendo in Italia? La chiamano semplificazione, io la chiamo banalizzazione del diritto amministrativo. Cosa vuol dire? Vuoi il permesso di costruire? Va avanti, poi casomai se sbagli di fermo, scia, silenzio assenso. Hai il diritto ad avere il provvedimento in 30 giorni? Va avanti, perché se non ti dico è un silenzio assenso. Poi però se la domanda me l'hai fatta sbagliata, per cui il silenzio assenso non si è formato, ti pesto. Bene, dico io voglio aprire esempio normale, giovane, si parlava di giovani che vogliono costruire il loro futuro, parlava la persona alla mia destra, meglio da qui sinistra, io sì. Se è per me dite che non ci sono. Ma bene, dice, ma eccolo qua, silenzio
senza senso, abbiamo fatto imprese in un giorno, senza senso, vai a andare in banca a dire guarda, apro il bar, bene, dov'è l'autorizzazione al bar? Ah, se no qua è senza senso. La banca mi dice, arrivederci, grazie, me lo dice magari comunque. Che cosa manca? Oppure vado a costruire, dico, costruisco la mia casa, presento la domanda, aspetto pazientemente, le cose 30-60 giorni, se c'è senso, costruisco, ho il progetto presentato, timbrato, firmato, protocollato, passati 60 giorni, vado. E vado in banca a fare buco mettendosi dentro un'altra cosa, poi vado all'impresa Movimentazione Terra, dall'architetto sono già stato, dal commercialista che mi ha fatto il piano ci vado, eccetera eccetera. Dopo l'amministrazione si sveglia e mi dice ah ma guarda che tu hai presentato, qui era zona che non potevi farmati, andiamo a farmi, io ho un contratto mutuo e quindi devo dei soldi. È chiaro che i soldi non li ho, li ho cominciati a spendere, perché quello dell'impresa ha avuto gli acconti, all'architetto l'avrò pagato, i vicini li avrò tacitati in qualche modo, siamo uomini di mondo. Adesso mi dici che hai sbagliato l'amministrazione. No, signori, la semplificazione così intesa è banalizzazione. Il cittadino ha diritto al provvedimento entro tot giorni, perché il provvedimento è affidabilità. Sapete cosa sta succedendo in Italia? Che la gente va dal notaio e fa un'autodichiarazione sotto la propria responsabilità penale che ha presentato quella domanda, che nella domanda c'è stato il silenzio assenso, che la domanda è stata cambiata, che non gli è stato arrivato un diniego, e sotto la responsabilità va a chiedere i soldi. Mi pare possibile. Cioè cosa sta succedendo? Si sta trovando un modo privatistico fra cittadini di sopperire alla carta. Non ho il provvedimento amministrativo con i libri, faccio un'autodichiarazione, vado dal notario eccetera per dire che c'è quello che l'amministrazione non mi dà più. Lo Stato così non mi difende. E i soldi? E le banche? E le banche? Io che si sveglino, signore. Italia, grosso industriale del nord-est, il mitico nord-est, quello che ne resta, prodotto di avvisatori acustici per il gruppo Autogerma, fa tutti i classi, dalla più alta, dalla Bugatti Veyron, alla Lamborghini, all'Aventador, alle Bentley, alla Porsche, all'Audi, alla Volkswagen, alla Seat, giù fino alla Skoda. Tutto il gruppo, lui fa le trombe di tutte queste macchine, da quella che costa non so quanto al pezzo per la Bugatti, il pezzo unico, a il modello più basso del gruppo, il modello diciamo di base, proprio classico, classico classico. Bene, i tedeschi, fanno i tedeschi in Germania, ma non in Italia, pagamento pattuito a 90 giorni, reale 110-120, poi, vabbè, guardate, pago questo, scusate, mi veniva il dialetto. Ti pago questo, mi dai anche l'altro. E l'imprenditore cosa fa? Va in debito di ossigeno e deve ricorrere, perché se poi il pagamento non arriva e non è certo, intanto deve pagare gli operai, deve pagare le tasse, deve pagare l'IVA, deve pagare tutto il resto e va in banca. E poi si affatica. Dice l'imprenditore, guardi, professore, a me non interessa se ha pagato 100, al quando, non so, ma che mi paghino anche 95, ma il 30 del mese a me va bene. Lo vedo. Al di là del 25% di tassazione, e la leva fiscale è una cosa che dura, ma fino a un certo punto, perché ormai l'omogeneità fiscale l'Europa lo impone anche agli stati che non sono membri, come lo dirò subito dopo, tramite la leva euro e il patto di stabilità indiretto per chi usa l'euro. Cosa dice la dovere? Io fa, sono uno stato piccolo e mi faccio la loi de police, non a caso lo fanno in francese e poi dicevo perché. E dico, io sono uno stato da 2 milioni di persone che ho imprese, vengo da 70 anni di comunismo, mi sono staccato con una guerra che è andata anche bene, devo rifarmi, ho delle popolazioni, sono 2 milioni. Siamo contro 80 milioni di tedeschi,
non mi pagano l'IVA a me, e questo è un attentato all'integrità dello Stato. Non un problema tra privati che non pagano, un attentato all'integrità dello Stato. Io sono uno Stato piccolo, e quello che sarebbe un aiuto di Stato, se io dessi dei contributi alle mie imprese, non lo è se io consento alle mie imprese di incassare a data certa. Si è provato a fare in Italia, e sì, ho provato, ho detto, mi hanno commissionato gli industriali il progetto di rete, preparato, firmato da tutti, destra, sinistra, lì, il cui meccanismo era il seguente. Perché bisognava muoversi fra il mondo bancario, fra il mondo giurisdizionale, quindi bisognava togliere attenzione alla fede dei poteri ai giudici, al mondo dell'imprenditoria, come ti muovi? Camere di commercio, stanno dormendo in questo momento, però sono enti impositori. Tu cedi alla Camera di Commercio il tuo credito, che non sia un credito cagullo, la Camera lo iscrive al ruolo esattoriale e lo recupera con la forma di tassazione. Stesso sistema, quindi, di esenzione del credito pubblico, perché trasformi in pubblicistico quel credito, altro che fondo di rotazione. Cioè, io per sopravvivenza sociale, il credito alle aziende artigiane diventa una questione di sopravvivenza, di utilità sociale, cessa di essere una cosa fatturata, e quindi gli do la copertura pubblicistica. Lo può fare lo Stato di San Marino? Sì, lo può fare. Per le imprese qua, per le imprese che hanno sede qua, o i cui contratti sono stipulati qua, o che sono da eseguirsi qua, e quindi attraiamo imprese buone, con una certa promessa, il credito che sia buono va esatto, giudicato, indirettamente, senza bisogno di convenzione, per un libro A, finisce per essere debito riconosciuto e fissato, e ha le forme di accertamento e di escussione, in Italia come in Germania, velocizzate. Ecco allora che è conveniente venire in banca qua, non perché ti danno un interesse tal dei tali, che è difficile dare perché qua è la fonte, non perché c'è il segreto, siamo talmente trasparenti ormai tutti che il segreto di Pulcinella, che anche la Merkel è video ascoltata, non perché creiamo servizi che possono darti, che fanno fatica a darti i grossi plessi, ma perché ti diamo sicurezza nel esazione del credito. Cioè, signori, l'amministrazione e le banche devono proteggere le imprese. L'amministrazione non può prendere a calci le aziende, coloro che attirano i capitali, coloro che lavorano. E il cocchiere non deve far sanguinare i cavalli, perché se no la carrozza si ferma necessariamente. La forma di incentivazione lavora. Lascio poi il materiale per i profili tecnici, giuridici, sul bilanciamento economico di questo che in realtà è uno sconto e mandato ad incassare accelerato. Vi ho dato solo la pennellata di principio, ma poi eventualmente abbiamo il dopo per i dettagli, e comunque lascio il materiale scritto per chi vuole vedere concretamente i passaggi. Devo il resto della tabella che mi sono dato. Amministrazione quindi funziona se dà servizi. Se non dà servizi è comunque retorica, perché due che non danno servizi non sono l'amministrazione, ma siccome l'amministrazione, l'ho detto prima, ha in mano la cosa più importante, perché è il patrimonio pubblico, quel patrimonio che è pubblico perché è proprio di ciascuno, ma non è esclusivo di alcuno, pensate c'è questa formalità, proprio di ciascuno, nel senso che ciascuno ci trae un'utilità, ma non è esclusivo di alcuno, perché non si concentra in nessuna persona particolare. Neanche tutti, perché è una somma di individui, non è più. E quindi deve dare servizio. Se non dà servizio è retorica, sia che abbia due dipendenti, sia che ne abbia 5.000. E bisogna dare servizio alle imprese. Le imprese cosa chiedono? Ti chiedono certezza nel cash flow. Pensate che io ho una mia cliente, industria farmaceutica, gli appalti al Cardale di Napoli non li facciamo più, perché ti pagano 600 giorni. E non abbiamo nessuno che ci fa la fideiussione per partecipare all'appalto. E che cosa succede? Il mio collega Sandulli, che tutela la Cantarelli, cosa fa? Va dal First Boston e Credit Suisse, dicevo al First Boston e Credit Suisse a Londra, per farsi anticipare i soldi del credito, cedendo il credito
che la regione Campania, siccome l'azionista delle USL sono le regioni, si chiama sistema sanitario nazionale, il sistema straordinario convenzionale da sé, io devo parlare alla fine del mese, dico, dove andrò a prendere i soldi? Vado in banca, qua è banca, a Londra, e poi la banca svizzera americana, per sposto, per credere. La quale mi anticipa i soldi avendo cosa in garanzia? Il trasferimento che la regione Campania mi darà. Allora, siccome la regione Campania non so quando mi darà i soldi, tu intanto banca londinese me li anticipi, poi quelli che sono me li tirerò. È chiaro che la banca londinese chiede un congruaggio per questa cosa, che va a che cosa? A sulle tasse dei cittadini. Allora io, siccome mio fratello lavora ormai da 11 anni al First Boston del Credit Suisse, ha resistito a tutti i licenziamenti, io ho detto, bene, sono contento, Alessandro, che il tuo premio di produzione di quest'anno lo paghi direttamente io come cittadino italiano, con le mie tasse. Voi capite allora che il problema dell'impresa, questa impresa, la mia cliente, non partecipa più, e fa solo medicinali, erano le imprese italiane, comprate dai giapponesi adesso. E qua gli spiega che tu hai giapponesi, il tuo meccanismo, ti guardano. Avete qua i cinesi, ma anche se li spiegate i cinesi, ti guardano qua spesso. E una fetta di mercato, sono prodotto, posso anche fare il nome, insomma, della ditta, di prodotti antidolorifici entratecali, molto interessante con la sperimentazione gestionale, per cui hai la palla dentro che manda l'iniezione quando hai bisogno. Non partecipa, perché dice no, non che non voglio, ma non trovo uno che mi faccia la fiduzione per partecipare all'appalto. Ecco l'amministrazione e la banca al servizio dell'impresa. L'impresa vuole cash flow. Questo, la sicurezza, perché poi dobbiamo parlare in latino, non capisce più nessuno, quindi parlo in italiano, vuole che entro il 30 del mese arrivino i soldi. Pochi maledetti subito, il Friuli si dice best in man e culpa tiara. Non serve tradurlo perché il best in man è il corpo per terra, è il modo del Friulano. Io l'ho imparato nel 2007, sono ospitato in quella bellissima regione, e il meccanismo dell'uomo produttivo che tanto è emigrato, bene. Questo sul rapporto banca amministrazione. Allora tiene le imprese, solo se gli dà certezza nel pagamento. E l'amministrazione lo può fare. Quando il credito delle sue imprese diventa ragione di sopravvivenza dello Stato. E allora che tu sia dentro l'Europa, come la Slovenia, o fuori dall'Europa, è molto motivo di attrazione. E ovviamente io do questo meccanismo a chi è appunto nella mia banca. Perché allora il flusso di cassa diventa questione di sopravvivenza a San Marino. E lo posso giustificare benissimo davanti al Consiglio di garanzia costituzionale sulla circostanza che senza dimostro da tabella alla mano che non mi arrivano soldi e che non riesco a sostenere il sistema sanitario e che non riesco a pagare più l'assistenza. Secondo, devo andare più velocemente. Università, c'è l'università San Marino, sì, è bella, sì, funziona. Allora io so che è venuto a parlare Zamani, comunque siamo in ottima e grande amicizia, abbiamo parlato delle bindings, delle bridging, perché è un suo tema classico, fai relazioni tra persone della stessa comunità, quindi che si chiudono, lo faccio a lui perché lo conosco, e quelle bridging proprio dei navigatori, a oltre. San Marino deve la sua sopravvivenza perché quando pur l'infame Corso, casa mia il nome non si pronuncia, gli propose di arrivare fino al mare, disse no, e quindi quando venne rovesciato la sua sopravvivenza fu garantita di San Marino. Però è popolo che viene, come dice il nome del mare, del marino, del popolo di naviganti pur non avendo accesso al mare, è popolo aperto. L'università, e l'università si può fare in due modi. All'inizio va anche bene chiamare qualche grande vecchio, il quale col suo nome e il suo prestigio attira e dai avvio. Posto che siamo nella società dell'apparenza, l'apparenza che però voi sapete è di due tipi, l'apparenza
ci insegna Platone, la buona immagine, cioè l'etichetta con dietro il vino, si chiama l'icona, la vera immagine. E invece c'è l'apparenza senza realtà. Voi sapete come si dice, interessante, perché è un neutro. Fanta, plurale da fanta. Il neutro plurale è sempre una contraddizione, perché ciò che è neutro non è fecondo. Quindi avere qualcosa di fecondo al plurale. Pensate, ciascuno di voi alle persone nella sua vita ne avrà incontrate i fantasmi, da fantasma. E quando è che non si riconosce, quando devi abbracciarlo, quando devi affidarti. E nel momento in cui devi affidarti, il fantasma crolla. Se percorrete tutta la vita, dall'asilo in poi, pensate quanti fantasmi avete incontrato. Allora si può fare per fantasmi in diversità, e chiamo il grande vecchio, benissimo. Il quale però cosa fa? Plasma il corso di laurea su se stesso. Dramma di questi giorni in Italia, sono stati censiti 149 corsi di laurea che non danno nessuno sbocco. Perché? Perché sono plasmati sulle persone, sui cattedratici che c'erano. Abbiamo detto bene il Friuli, diciamoci male. Tre ordinari di lingua friulana. Cosa vuoi che ti servano? Con tutto rispetto. Mi laureo in lingua friulana. Non pretendere però che poi ti troverai un posto di lavoro. L'università, signori, non si regge più come centro di spesa, deve essere un centro di entrata, sia che l'università sia piccola sia che sia grande. Non è pensabile neanche ai tempi dei grandi signori illuminati, dagli Este a Ferrara, ai Montefeltro, a Camerino, che istituivano le università tesse, ma che si leggevano perché erano di elite, erano in realtà una corte dotta, per quello andavano avanti. Bene. Un altro tipo di università, l'università di massa, quale necessariamente è, non sto a dire bene o male, dico necessariamente perché non si scappa, necessariamente di massa, necessariamente deve dare entrate. Come lo fai? Non puntate sulla massificazione. La massificazione è uguale bassa formazione uguale fungibilità. Chi ha bassa formazione è fungibile. Uno vale l'altro, tanti numeri. Uno che sa poco vale un altro che sa poco. Ma ciascuno di voi, chi ha lo studio, chi ha un'impresa, un collaboratore bravo, se è bravo, uno sta attento a non perdere. Vai, perdere, per l'amore dei santi. Mi lascia lo studio più bravo collaboratore, mi mette in difficoltà. Uno non bravo o uno settoriale, via. La McDonald's perché funziona? Quando dobbiamo fare le stazioni di servizio, con i McDonald's è la più difficile, perché loro hanno le misure del loro gabbione. Con top per la cucina, top per la friggitoria, top per la piazza, tutto. E se non è nello stesso ordine, con la finestra qua e con la luce lì, che mi viene in mente la stessa cosa che ho quando ho le sorelle Ramona con l'impianto di galline, che li fanno, dicevo oggi al mio collaboratore, ricordavamo che sono riusciti, anziché fare, che ne mettono lo scuro, qui, cambiandogli con la luce, anziché fare il ciclo di 24 ore in un giorno, lo fanno di 18, e ogni 3 giorni, ogni 2 giorni ne guadagnano uno, e le galline fanno 3 uova, anziché 2. Dopodiché dopo un tot, vengono macellate e mandate in Nord Africa, perché non sono neanche Bayer. Stessa roba, con la luce, perché il poveraccio del McDonald's sta là. E non si schiodano, non riesci a fargli, magari lo stesso, magari un mezzo metro in più, lo mettiamo, no. Il preconfezionato, l'ho standardizzato, perché a quello so che lo formo in una settimana, che al 9° giorno mi è operativo, alla friggitoria, e avanti. E che se quell'altro non va bene, che non sbriga la coda in 3 minuti, lo parlo via uno sotto l'altro, avanti che tocca, pronto uno sotto l'altro, avanti che tocca. Poi non so se quelli licenziati finiscono anche nel reparto macellazione. Non la fungibilità, basta laurea triennale con quantificazione, ma come Padova e Bologna si sono arricchite, come Parigi si è arricchita, con gli studenti residenziali. Allora si può fare il turismo, per carità, con i menù in russo, perché tanto arrivano,
L'aeroporto è una risorsa, bene, però lo lasciamo fare ai privati che giustamente si ingegnano per tirare su tutto quello che c'è e ogni soldino è buono. Lo Stato, l'amministrazione, può andare dietro a questo tipo di attrattivo, può fare per favorire alcune imprese, ma non può essere questo il core business. Questo già i privati lo fanno, e si ingegnano a fare guardate, suoi, si ingegnano a fare la struttura, si ingegnano a fare i bambini. D'altronde, guardate, a Edimburgo mi hanno fatto pagare a me e a mio figlio 10 sterline per portarci sotto un ponte dentro dove avevano ricavato, e stiamo dentro al silenzio e al buio, che fosse sempre rispetto. Non vi dico che rispetto, a Edimburgo. Allora noi abbiamo tante cose da far vedere, questi si ingegnano in questo modo. C'è questo tipo di turismo, per forza, è sempre più basso il turismo, ma intercettiamo anche quello più alto. Ecco l'università. Grandi nomi, sì, bene. Corsi pochi mirati. Come? Con l'impresa. L'impresa, ed è il secondo dopo aver parlato delle banche e amministrazione, come la tiri? Io ho il collega, mio amico Ugo Alvaretto, che dirige il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale a Padova. È stato 10 anni all'Imperial College a Londra. È tornato, ma ha intenzione di tornarsene subito in Inghilterra, come tra l'altro ha fatto mio fratello, dove mi dice che l'Italia è considerato paese emergente. Paese emergente, cioè vuol dire grandi rischi e potenzialità. Lì l'impresa, sempre nel mitico nord-est, per chiedere il percorso materiale deve passare 8 mesi per convenzionarsi con il suo dipartimento. È chiaro che è il no. Poi c'è magari due colleghi che sono banco di fa. Allora, qui non è che si può fare un'università d'elite, nel senso che ci si può mettere a fare un'università come il MIT, avendo dipartimenti di biologia che fanno concorrenza agli americani, perché occorrerebbe un investimento pauroso, che non è possibile. Cosa puoi fare però? È l'internazionalizzazione, che l'Italia non fa e non sa fare. Fai 3-4 corsi mirati, uno di diritto bancario e di alta fiscalità internazionale, che formano, c'è gente che segue questo, che va a Rotterdam, che è il porto più grande, 20 km, dove tutta la merce arriva da tutto il mondo, e questi decidono da andare la provenienza e poi per canale arriva fino in Svizzera, io non lo sapevo, via fluviale da Rotterdam arrivano in Svizzera la merce, in base a questo stabilisce per dove passa, per dove è arrivata, quale regime fiscale ha, e la merce fa il giro più lungo o più corto in base a quanto costa o perde di valore aggiunto, per cui quello che paradossalmente sembra un giro mostruoso ha la sua convenienza fiscale, perché alla fine quando l'ho portata, anche con qualche mese dopo, per una via più lunga, ma come accisa fiscale, no, più bassa, è chiaro che la merce la vendo meglio. E se non ho un non deperibile, se ho un deperibile, per carità, pago. Ma se ho un non deperibile, faccio un giro lungo. Alta fiscalità e bancario è quello che punta forte. Per la produzione, per le aziende e la ricerca, il network. Tu vieni a un'estrazione marina. Dopodiché io ho convenzionamento e ti faccio fare l'indagine, questa a Boston, questa a Cambridge, questa a Monaco, questa a Berlino, e vi assicuro che su convenzionamento per le imprese in realtà è testa di ponte, ambasciata, dei laboratori delle altre università, il quale poi manda anche, viene qua il tecnico, viene qua il medico. Come lo pagate? Non pagate lo stipendio, doppia posizione, pagatelo come ricerca. Tutto ciò che è pagato come ricerca non sconta doppia posizione, cioè ha maggior facilità di avere minore imposizione anche dove non c'è la doppia. Non so se mi spiego. Ecco allora che il docente vi viene, dice, a fare ricerca, non certo sulla casistica sammarinese dei pazienti di San Marino, 32.000 persone, è chiaro che sono casistica di cataratta, casistica di appendicectomia, casistica di asma bronchiale particolare. Quella è la risoluzione. Però vengo per il singolo posto, docenza, collegamento. Il professor San Marino è un raccoglitore di commesse e poi un piazzatore di commesse per la ricerca. Chi viene qua è convenzionato alla fase laboratorio di qua, poi la fase laboratorio di qua, laboratorio di qua. Questa è il favore di essere un'università mondiale. Una volta la gente correva a cercare i clerici vaganti e stava. Adesso devi portarli in un posto da dove tac 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 viaggia. Questo tipo di università vi diventa un centro di. Non pensate di fare il CEPU, c'è già, non pensate di fare la telematica, ci sono già.
non pensate di lavorare a Schigliasini, li laureiamo già, ma quelli a basso livello fuggibili sono i dipendenti dei McDonald's, poveretti. Dico loro perché capisco che, o quelli che hanno un supermaster non fruibile, mi trovo con degli ospiti spagnoli, li porto in un ristorante, sono di Malaga, parla perfettamente il cameriere con accento specifico del luogo, stava, è stato 10 anni lì, aveva un dottorato, conosceva quello che era di rispettare gli ospiti, che era il suo professore di archeologia. Un dottorato in archeologia specifica è come fare il cameriere a Vicenza. Bene? Bene? Perché? Perché dopo essersi messo sul mercato, cosa hai fatto? Cioè, è un archeologo a paleocristiano del bacino del Mediterraneo. Questa è la traversina, serve ai tavoli dei turisti. Formazione alta, infungibilità. Per il resto sono tutti rottamati, infungibili. Agli studenti io dico, guardate signori, e faccio l'ultimo esempio su tappato e poi parto da mia. Io ho una grossa impresa, 60 milioni di fatturato, cooperativa, che mi dice, il professore, mi mandi uno, se lo mettiamo all'ufficio appalti, gli do 1.900 netto in busta, più un 6 per 14 mensilità, più un 6% se è bravo. 24-25 anni è anche una roba significativa. Non riesco a trovarne uno, non riesco a trovarne. Quelli che ho in aula bravi, li tengo in studio io, li preparo ai concorsi, magistratura, e è passato uno. Giordano, bravo, è arrivato decimo di iscritti. Non trovo, io dico sempre, c'è la crisi, sì, ma la qualità non va mai in crisi, di gente brava. Alta fiscalità, su questa parte marcare, su questo ricerca, commissione, non serve fare un laboratorio più bello di quello del Massachusetts Institute of Technology, al MIT di Boston. Tanto non sapete dove metterlo, dove lo mettete sulla cesta, sul portale, che mi piace di più, no? Però se ho lì e li porto casistica e poi lo porto da Monaco e poi da Monaco a Berlino, da Francoforte, eccetera. Bologna è cresciuta di questo perché, ecco qua il passato, perché terra di libertà, Padova è cresciuta per questa. Cosa abbiamo in comune con San Marino? Io sono di scuola padovana, se non si è capito. Universo, universis, patavina, libertas. Per quello che qua mi sento a casa. E per quello che le università erano luoghi franchi dove non c'era l'autorità dell'imperatore. E per quello che i professori portano l'empellino, quelli universitari ordinari. Perché? Perché l'empellino è il segno del potere, della sovranità, è lo stesso che porta i re, solo i re possono portare. E perché? Perché tutti riuniti sono un organismo sovrano staccato. Ecco perché l'idea della formazione della comunità scientifica, ecco perché le università stesse sono terra di libertà di ricerca, e perché erano terra di relazione, come potevano farlo allora, erici vagantes, come possiamo farlo adesso? Le tecnologie, le commesse, allora attiri le aziende, perché se la ricerca va fuori, poi l'azienda va fuori, perché l'azienda là dove trova ricerca, dove trova acquisto. Se invece qui avete le vostre imprese o ne attraete, perché qua uno, non in 8 mesi, come mio povero collega Ugo Gavanetto che se ne vuole andare subito, prima possibile, quindi i figli sono cresciuti abbastanza da resistere alla pessima città di Londra, perché sai, luce e ombre, e per i ragazzini è dura, però appena può, appena i suoi figli hanno messo, gli si è indurito il guscio, va via anche lui, perché? Perché là, non ha 8 mesi, dice, ma si parla il professore, dai, che vuole fare un esperimento, o sulle lampadine, l'altra dite fare le lampadine, adesso quando si è passata la legge della lampadina incandescenza a quelle fluorescenze interne, facciamo i test anch'io, se no mi perdo. Ho questa intuizione, mi si accende la lampadina. No, niente. Ecco l'università. Lasciate stare, è stata bene chiamare 4-5, giusto? Però questi hanno avviato l'università a loro impugno e impronta. Benissimo, non ti porta molto. L'università deve essere sicuramente anche questo, ma deve essere funzionale l'impresa. Non possiamo permetterci un'università che sia solo centro di studio, deve essere centro di studio. Poi con i soldi che entriamo paghiamo il welfare, paghiamo la sanità. Arrivano a studiare
benissimo, defiscalizziamo, mi fai anche l'assistenza ai San Marinetti, benissimo, ho il grande turista qua per 3 mesi di conferenze eccetera, defiscalizzato, visiti a tutti a nastro gratis, tutti i casi messi in lista del medico di qua che sono problematici, anziché andare a fare i viaggi della speranza in Svizzera o a Monaco o a Berlino, vieni qua e te li visita tutti a nastro, dopodiché se è importante bene, è importante. Pensate che servizi. Ambiente, vado velocissimo, mi sono leggermente in ritardo. Ambiente, allora l'ambiente, non vi parlo di agricoltura, vi ho già detto, perché il terreno qua è quello che è, peraltro DOC, DOP e altri sistemi di specializzazione sono a voi perfettamente noti. Cos'è l'ambiente? È l'ambiente, l'ho già detto all'inizio, l'altro asse cartesiano è anche l'ambiente come centro di entrata e non come centro di costo. Su questo il lavoro è l'ambiente tra tutela e, aperta parentesi, necessario, chiusa parentesi, profitto. Non posso ingestare l'ambiente. Il primo a tutelare, l'idea di pianificazione, scusate la parola, comunista e quinquennale, non funziona, non ha funzionato, perché il tempo non ha corazza quinquennale. Il primo ambientalista non è quello che dice usiamo anche se la rana, lasciamo che salti, lasciamo che si accoppi. Quello è anche, secondo me, un po' sconcio. Il primo ambientalista vero, signori, è il contadino, che qui vengo da una terra che ha grandissime tradizioni di civiltà contadina, perché sa che dall'ambiente e dal territorio riceve la sua sopravvivenza e che trae le risorse ma non le emunge. Perché sa che se suga la vacca, come è stato suga le galline con 3 cicli di uova, o se pompa tutta l'acqua, o se mette l'immondizia sotto il tappeto e percola e poi la fa mangiare le vacche, poi è chiaro che il latte non si fa più mozzarella di bufala ma di ceramica, poi li mandiamo a Imola che possono servire come graniglia, visto che comparte la crisi, e poi ci ritroviamo come complementi di bagno. No, l'ambiente. Altro esempio, ci sono ditte virtuose che prendono l'umido, lo fanno marcire a velocità controllata, non solo compost, nelle biocelle, facilmente naturale, temperatura oscuro e inverni vengono, fanno il loro. Quelli sì li facciamo stressare un po' perché ci fanno correre. Gas. Larga motore Magirus 10 cilindri fa corrente, acqua in purificazione, compost senz'altro, ma anche biomassa per la centrale. Il Padova si è fatto un inceneritore che non riesce a alimentare, glielo forniamo noi dal Friuli con la roba che è già passata dopo che abbiamo finito, perché noi possiamo neanche riprendere i compost tutti. Allora, questa è una progetto, addirittura sono venuti gli olandesi, un po' perché abbiamo dovuto andare sull'università olandese per far fare gli esperimenti, perché i laboratori italiani, università italiane, per quello che ho detto prima, no. Allora, se io dico prendetevi un'azienda di edilizia urbana, capisco che in clima, in momento elettorale, è un argomento, come si dice, abrasivo. Io però non parlo con l'occhio all'elezione o al facile consenso, ma per instillare la riflessione, altrimenti avrei declinato di vita, o come sanno, le varie cose da fare, ingiuste, totalmente inutili, non sto dicendo, ma il concetto è questo, signori, voi non avete un gran territorio, ma se attraete tutto quello che l'Italia non può fare, perché la normativa in tema di rifiuti è nebulosa, persa, qualcuno ritiene che nel torbido si peschi meglio, non vi dico io che cosa vi parla l'avvocato, è micidiale. Buona normativa, trasparente, di modello europeo, selezione degli operatori estremamente seri, con brevetti garantiti, è meglio avere questi qua se non altri, anche perché, scusate, se vi fanno la centrale di là con la cosa, come andate la guardia di finanza, la gendarmeria al confine a dire no alle radiazioni, come abbiamo fatto noi con il nucleare, quando la Svizzera ci percola di qua e la Francia anche,
che facciamo del realismo. Allora, piuttosto che faccio una distanza grande di dico, no, guardate, tutta sta roba non la vuoi, hai i problemi politici della monnezza, te la prendo io che sono San Marino, ma non perché sono una discarica, cioè lo Stato canaglia, ma perché io ho l'intelligenza di farle, ho individuato gli operatori che me la trasformano a fare energia, faccio l'energia e poi te la vendo. Il teleriscaldamento, l'ospedale va a teleriscaldamento e va a corrente prodotta da questa cosa qua, quindi mi paghi perché ti ritiro la monnezza e con la monnezza io mi faccio andare alla centrale elettrica mia pulita, garantito a limone. Arrivo alla fine perché ho promesso puntualità e la pulitezza e la cortesia dei re, quindi a forzione anche di chi non è, ma di grado molto meno elevato. Cosa serve per tutto questo? È l'ultima cosa dell'amministrare. E riprendiamo il primo. Serve il coraggio per amministrare. Il coraggio. E sapete qual è il limite dell'amministratore? Riprendiamo quella storiella. Il padrone ha dato ai servi, cioè agli amministratori, i talenti. A uno ha dato 5, a uno 2. E a 1-1 non dobbiamo preoccuparci perché siamo grandi, piccoli, abbiamo avuto tanti e pochi talenti, perché lo sforzo che ci viene chiesto, cioè, tutto quello che vi ho detto, la cosa più importante è questa, ovviamente perché non la dico io, non fa parte delle cose che io ho sperimentato o prodotto, ma perché mi viene da qualcun altro, cioè, ripeto cose già dette da altri. Fate attenzione che non è che dobbiamo scoraggiarci perché ha avuto uno, due o talenti e l'altro non due di più, perché lo sforzo è uguale per tutti, è il vero principio di uguaglianza sostanziale. Non importa quanto hai, ma devi raddoppiare. 1, 2, 2, 4, 5, 10. E allora chi ha dato 5 arriva a 10. Servo, bravo e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò due tasso molto. A chi ha dato 2 porta 4. Vi ricordate che cosa dice il servo che ha portato un talento? Dice testualmente così: signore, induca, signore, comincia, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura ho portato il talento, ho seppellito il mio talento. Ecco qua dunque il tuo. Mi avevi dato una roba da amministrare, io che cosa ho fatto? Dovevo fare, l'abbiamo detto all'inizio. Non ho fatto il non fare. E il padrone risponde: servo malvagio, perché viene a raccontarmi in frottole, ed infingardo, non hai lavorato, sei stato con le mani in mano, sapevi, non hai la giustificazione, che sono un uomo duro, che niente dove non ho seminato e raccolto uno stato. Avresti dovuto portare, eccola qua che torniamo al documento numero, il mio banchieri, così al mio ritorno avrei letterato il mio con interesse. E voi, e anche poco si ricorda la fase successiva, che dice, e il servo va a rifregarlo, togliete il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché ha saputo bene amministrare, perché a chi non ha, per chi ha sarà dato, a chi ha, perché ha saputo amministrare sarà dato, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E al servo malvagio, il fingato, buttatelo fuori, dove c'è pianto e stridor di denti. La manovra e tutto questo è per paura. E guardate caso, mi riporto al primo passo, visto dal nuovo all'Antico Testamento. Signore, ho sentito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura e mi sono nascosto perché sono nudo. Chi ti ha detto che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero? Notate quindi come il peccato si lega alla paura e come la paura porti al peccato. C'è una strettissima relazione tra paura e peccato. Ecco perché bisogna essere cavalieri, ecco perché bisogna essere coraggiosi, ecco perché amministrare impone ardimento, non è una cosa per tutti. Ecco perché bisogna avere coraggio, che non è però azzardo, quello che fanno i banchieri quando giocano a Monopoli, attenzione, con i soldi non loro, l'imprenditore è a rischio di impresa, il rischio è suo.
è accorato, è inventiva, e se non va, è meglio suo. Diverso è l'azzardo. Quando certi imprenditori sono potenti a dire, boh, mi fido di questo qua, mi pagherà a 190 giorni, calcolo 100 a 110, però a 112 bisogna che vada in banca. Non so quindi quello che farete, posso solo consigliarvi, oltre alle poche cose che vi ho detto, in linea generale, oggi, domani, sempre, con le parole di Giovanni Paolo II, non abbiate paura. Lui continuava, aprite, anzi spalancate le porte. Io non ho l'autorità ancora di dire tutto questo, ma sicuramente l'augurio è di non aver paura e di avere coraggio. Sono stato nel tempo in cui sono detto e quindi grazie Marcello, io direi di andare a fare questo breve spuntino di cena e poi dopo ci ritroviamo in aula per continuare la serata con le domande e le considerazioni da parte vostra. Grazie. Giusto per rompere un po' il caso e riprendere un tema caro a molti samarinesi, quello dell'università, un tema su cui molti hanno già detto, però nell'ottica con cui Marcello Fracazzani se ne ha parlato ha acceso qualche curiosità. Il tema è che l'università non deve essere un polo di spesa, ma deve essere un modo per creare un reddito, e questo avviene evidentemente se incrocia la domanda. Allora, su questo nostro territorio, tenendo conto di questa ricchissima offerta universitaria che noi abbiamo nel raggio di 100 km, quindi da Ancona a Bologna, Ferrara e tutto quanto il resto che ne consegue, in effetti l'unico modo, con tutta evidenza, per far sì che l'università sia un luogo di dove si fa tira su dei soldi, non solo si prende, è individuare delle cose che non ci sono. Alcune sono strettamente legate, a mio parere, al fatto che San Marino non sta, per cui non è certamente il caso di fare a San Marino, per esempio, una facoltà di medicina per riprendere qualche vecchio incubo che ha girato, ma certamente, ad esempio, un luogo in cui si riesca a venire incontro alla sede di formazione qualche decina di migliaia di giovani italiani ogni anno nel settore delle relazioni internazionali e della formazione del corpo diplomatico, anche nostro, che ne avrebbe anche qualche bisogno, chiudo la parentesi, non sarebbe probabilmente male. Infatti volevo chiedere se nella sua allocuzione lui aveva già in mente qualche settore specifico in cui l'Università di San Marino potrebbe proporre degli elementi di novità. Altri interventi? Forza. Vedi. No, solo alcune considerazioni, perché mi sembra che l'intervento che abbiamo ascoltato prima ci ha dato degli spunti, no? E ci ha fatto anche muovere il cervello e ricordare anche il passato. In effetti la nostra università, noi democristiani ce lo ricordiamo bene, quando l'amico Fitti diceva l'università di Schegasta, no? Perché era un'università che si sapeva in partenza, non poteva avere quella tradizione e come diceva il professore, se li cercano non ci sono, dico, non potevo avere quella tradizione e quella storia che invece delle università che dei dintorni, no? Tant'è che una delle idee era quella in passato, era venuta fuori anche nei dibattiti, nelle discussioni, era quella di non fare un rettorato ma fare un presidente di un consiglio d'amministrazione di un'università che potesse essere un'università al servizio anche delle imprese, ma potesse fungere anche da catalizzatore di capitali da investire nella ricerca. Noi sono anni che parliamo, no,
di parco tecnologico, di ricerca sul parco tecnologico, di finanziamenti alla ricerca, mi sembra che la soluzione che ha prospettato il professor Fracassani sia in fondo una delle soluzioni più semplici, efficaci e immediate che si permettono oggi di valorizzare la ricerca. Noi abbiamo bisogno di avere qui a San Marino dei ricercatori che vivono qui, che si stabilizzano qui con le famiglie e che portano un beneficio alle imprese a livello internazionale. Questo è un discorso che ci deve mettere nelle condizioni di fare anche al di là delle difficoltà della realizzazione di un parco tecnologico. Vorrei anche sottolineare un aspetto che è importante. Il professore ha accennato al discorso del tecnologico e delle biocelle, biomasse e così via, interessantissimo. Ci ricordiamo tutti che il nostro collega, che stasera non c'è, ex segretario del territorio, oggi degli interni, Giancarlo Venturini, per mettere su 4 biocelle nei calanchi di San Giovanni, credo che abbia preso il suo giusto, quindi anche lì è un problema importante, serio, che potrebbe portare a delle soluzioni di diversi nostri problemi anche dal punto di vista economico, però dobbiamo creare una mentalità che purtroppo non abbiamo. Quindi credo che gli spunti che sono, i suggerimenti che sono pervenuti debbono fare per noi momento di riflessione e non solo, ma dobbiamo impegnarci anche a far sì che quegli obiettivi che riteniamo raggiungibili possiamo raggiungerli nel migliore dei modi. Grazie. Altre domande o considerazioni? Siete un po' scarichi stasera, eh? Io solo delle considerazioni, però gli argomenti trattati sono interessanti, comunque si fanno Alzo la voce. Mi sono preso così degli appunti qua e là, quindi sono un po' disordinato, però cerco comunque di raccogliere le idee, di provare a trasmettere quel che voglio dire. E parto da una considerazione generale che prende lo spunto sicuramente dal discorso dell'università, ma che è un po' più generale, cioè che è fatto proprio di cultura. È un fatto di un paese che ha bisogno di crescere, di maturare, di riprendersi in mano anche proprio l'aspetto educativo culturale, del quale si parla moltissimo, ma se noi davvero non ricominciamo a parlare bene e a trattare questi argomenti nella maniera giusta, evidentemente forse già noi oggi siamo una generazione un po' scarsa da questo punto di vista, nel senso che non abbiamo la consapevolezza anche di essere cittadini con diritti e doveri ben precisi, e le future generazioni, se non educate, potrebbero sicuramente migliorare tante di quelle cose che noi oggi non riusciamo a far funzionare. Perché vedete, noi di idee ne abbiamo tantissime, però io dico che alla fine sono anche buone idee, ma non riusciamo a tradurre il fare, no? Quella parolina che giustamente avete usato, non riusciamo a fare. Io prima dicevo così, chiamando, forse è meglio avere poche idee, cioè rinunciamo alle nostre idee, ne tiriamo fuori 2, 3, 4 poche, però facciamole, no? Perché diversamente davvero siamo qui a raccontarci delle storie che sono ormai vecchie di anni. L'università, se funziona bene, funziona male, l'abbiamo fatta noi, quindi non ce la vendiamo, quella cosa lì l'abbiamo fatta noi, i partiti l'hanno voluta così e oggi è quello. E se c'è anche un grande vecchio che magari ha anche qualche idea buona, dico io vedo fuori, posso dire tranquillamente queste cose, e noi però siamo bravissimi a non ascoltare. Parco scientifico e tecnologico,
ne è un buon esempio, no? Poi io spero che finisca tutto molto, molto bene nel migliore dei modi, però secondo me in questo lasso di tempo nel quale abbiamo discusso di un'idea che può essere buona, l'abbiamo solo parlato, non abbiamo prodotto niente di particolare. È molto intrigante il discorso delle istituzioni, io l'ho detto anche l'altra volta, l'ho accennato, anche stasera lo accenno solo, però credo che un partito come la Democrazia Cristiana debba interrogarsi sulle istituzioni sanmarinesi, no, chissà fare quale stravolgimento, che non è davvero nel mio pensiero, nel mio intendimento, ma quello di mettere a punto un sistema migliore. Cioè io credo ci sia qualcosa che non va dal punto di vista dei pesi e dei contrappesi, no? Del governo, dei controlli, eccetera. Ci sia anche qualcosa di poco efficiente dal punto di vista di alcune istituzioni, il Consiglio dei Dodici, se non voglio entrare nei discorsi specifici, le giunte di Castello, secondo me si può fare meglio. Si può fare meglio, fra l'altro, con lo sfondo la REPO, cioè anche l'altra volta abbiamo parlato di democrazia partecipativa, eccetera. Io credo che con questa luce qua si potrebbe ragionare sulle nostre istituzioni nel medio periodo con tutta la saggezza e con i piedi per terra che ci vogliono su questi argomenti, però si potrebbe fare di più. L'amministrazione. Ecco, noi sicuramente desideriamo un'amministrazione che dà delle risposte, non desideriamo un'amministrazione del silenzio assenso, perché quella è una via d'uscita al disastro. No, quando non funziona più niente, allora a quel punto cosa fa? Oh ragazzi, mettiamo in piedi il silenzio assenso, così andiamo avanti in mezzo a mille guai, ma non è quella la risposta. La risposta vera è che l'amministrazione dà la risposta, le parole c'è, ma il senso è esattamente questo qua. È stato prima toccato, io le invito Marco a parlare di economia e a parlare di tributi, cioè questo paese sta in piedi in che maniera? Quali sono le norme che reggono il contributo che tutti i cittadini danno allo Stato? Stiamo facendo bene? Stiamo facendo male? Possiamo migliorare le cose? Io credo che su questo ci debba essere maggiore consapevolezza da parte di chi e anche dei cittadini, perché se no ci si riduce a fare la guerra sacrosanta, perché è giusta anche quella degli 8.000 in piazza dove si vedono raddoppiare le tasse, viene meno uno stipendio e mezzo e io mi arrabbio, va bene, però secondo me bisogna partire dal discorso che ho detto all'inizio, culturale, cioè parlare di questo argomento in maniera diffusa, capire cosa stiamo facendo, se stiamo facendo bene. Qui ci sta naturalmente il discorso del terzo settore che ho richiamato l'altra volta, perché è un settore che San Marino manca, c'è tanto volontariato, ma manca l'economia del terzo settore. Poi ci sta un discorso che deve essere un paletto, cioè io, mi pare che in passato sempre si è detto lo Stato non metta i soldi, no, non dico soldi privati, non dico soldi fondo perduto. E prima si è parlato di economia, si è parlato anche di partecipazione statale. Io mi sono permesso così di dare un'occhiata a internet prima di venire qui, no? Il professore ha trovato in un suo lavoro un riferimento a Giuseppe Abbamonte, e che disse una cosa molto carina, molto carina. Disse: attenzione a fare le aziende partecipate, perché si rischia di avere una vacca che mangia della greppia del pubblico, ma il latte lo fa nel secchio dei privati. Ecco, allora io su questo vorrei avere poche idee, ma chiare, cioè il privato faccia il privato, io sono d'accordo sulla sussidiarietà vera a mercato, perché lo Stato, l'ha detto lei, San Marino siamo in uno Stato statalista, dico bene, e perché è così, perché lo Stato fa di tutto, allora lo Stato si deve ritirare. Perché ne ha bisogno, perché non ha le risorse, perché è giusto che si ritiri da quello che può essere il mercato. Il mercato deve essere il mercato, ci vogliono le regole chiare per il mercato, i controlli chiari, ma non inventiamoci cose strane, perché se no ci ritroviamo con la bella vacca e quella bella vacca non funziona. Sulle banche tralascio, perché effettivamente l'argomento bisognerebbe approfondire in maniera molto più dettagliata. Qua c'è un sistema che ha dimezzato il suo prodotto, quindi da 14 siamo arrivati a 7, i costi di produzione del sistema sono sostanzialmente quelli, e quindi c'è un problema vero, c'è un problema specifico in alcune situazioni, ma c'è un problema anche di media, no? Anche di tutto il settore, perché se pensiamo che comunque gli impieghi rispetto alla raccolta sono l'86%, quindi noi non abbiamo in questo momento dei
grandi margini di manovra, non abbiamo denaro sostanzialmente da investire nell'attività privata come si dovrebbe fare. In realtà poi bisogna dire alle banche che le banche sanmarinesi sono attente all'attività privata, molto più di quelle italiane, perché così in questo momento stanno sostenendo tantissime aziende in un momento così, così difficile. L'altro, l'altro aspetto che volevo dire, altri due aspetti finali che volevo dire, uno è legato alla, alle opportunità di fare impresa San Marino. Dobbiamo sempre essere tutti molto, avere anche qui un faro molto preciso, cioè le imprese a San Marino devono essere effettive e radicate, perché se noi pensiamo che si possono trovare delle soluzioni più semplici, noi abbiamo visto che quelle soluzioni più semplici anche di intermediazione o anche taluni servizi bancari per i quali prima parlavamo, fatti in alcuni paesi sono cambiate le condizioni di convenienza per quegli istituti bancari, quei paesi sono andati drammaticamente in crisi nel giro di qualche ora. Allora noi dobbiamo immaginare uno sviluppo di questo paese per gente che viene qua a ragione credo, e qui c'è un discorso grande che è quello delle residenze sul quale si è fatto moltissimo, però io dico anche, apro e chiudo una parentesi, guardate, le residenze ne abbiamo date diverse, no? Quando, con l'attuale norma sulle concessioni, quindi con tutti gli esami del mondo, beh insomma, ne abbiamo sbagliate diverse. Io penso che se per un anno, due anni, si apre un po' la porta, io penso che sbagliamo di meno, guarda, perché può darsi che sbagliamo anche di meno. Se si sbaglia, lo ha detto lui, mi correggerei, ci correggeremo in qualche maniera. No? Ecco, quindi la raccomandazione, che siano attività effettivamente vere, con persone che ci lavorano, con prodotti che hanno, che vengono dal mondo. Un'ultima parola sulla, sulla amministrazione. Io ho detto prima che noi vogliamo un'amministrazione efficiente. Ecco, questo è un nodo grande. Io capisco che la politica faccia fatica a affrontarlo, no? Perché chiaramente è evidente, tutti quanti siamo consapevoli di questo. Però si rischia adesso con la legge di bilancio e anche con la legge che stiamo facendo adesso di fare la spending review di carta. È un rischio, non lo so, magari non è così. Perché chi fa un bilancio riesce anche a mettere a posto il bilancio con, mettendolo a posto così, diciamo, con la carta e non con l'effettività. Quello è un problema da affrontare per quello che è grande, importante e di difficile soluzione, nel senso che ha un'incidenza politica molto forte. Però dobbiamo avere questo coraggio. E il Paese dobbiamo tenerlo unito perché proprio dobbiamo affrontare questo sfida. Allora, come l'altra volta io non ho fatto delle grandi domande e mi scuso, però come ospite approfitto della situazione e porto le mie considerazioni. Sono le mie, spero che comunque per qualcuno siano utili. Grazie. Altri? Io credo che in un momento come questo, di processi nel quale per forza San Marino non può fare a meno, il referendum ultimo sull'Europa, appunto sul percorso di maggiore integrazione in Europa, standone fuori, ma sempre in integrazione con l'Europa, un problema di impresa che non può stare all'interno dei nostri 60 km quadrati, si devono porre due problemi. E uno è sicuramente quello della qualità che non va mai in crisi. E l'altra cosa di pensare come Stato e non come un comune che più o meno grande di noi può essere fuori dai nostri confini. E questo significa come noi impostiamo l'amministrazione, come impostiamo l'università, come impostiamo la sanità, come noi intendiamo affrontare, cioè abbiamo fatto in questi giorni un'analisi sulla sanità, tutte le realtà delle nostre dimensioni hanno chiuso l'ospedale, noi abbiamo bisogno di creare un ospedale capace di stare sul mercato con i nostri numeri, con le nostre dimensioni. E allora
all'idea di avere dei settori di eccellenza per poter eventualmente anche vendere delle prestazioni, cioè far sì che qui in una realtà piccola possiamo anche attraverso degli accordi necessari, l'area vasta, gli elementi della nostra regione a fianco, la possibilità di scambiare anche delle prestazioni di eccellenza con altre realtà, cioè di pensare non per le nostre dimensioni ma per una realtà che è uno Stato. E quando si parla anche di imprese, in questo senso, come su Carlo l'hanno sempre detto e l'ho accennato adesso, l'opportunità di fare impresa a San Marino, cioè per attrarre investimenti non ci basta più la fiscalità leggera, è forse uno degli elementi ma non è più quello principale. E alcuni degli elementi che sono stati in vigore questa serata ce li indicano. Oggi abbiamo iniziato oggi il consiglio a parlare del problema del sistema bancario. Oggi io continuo a sentire ancora qualcuno che fa la distinzione fra le banche come se fosse un'economia virtuale delle banche e l'economia reale delle imprese, come se ci fosse uno Stato dove ci sono delle banche senza impresa o peggio ancora un sistema imprenditoriale senza banche. Cioè, se non pensiamo a qual è il contesto delle banche nel nostro sistema, con tutte quelle necessarie aperture, non è più una banca monoprodotto, sappiamo quale prodotto era fino a qualche anno fa in un contesto diverso, potremmo anche sapere dove va il nostro sistema bancario. L'idea che ho lanciato questa sera, da approfondire i suoi aspetti, ma ci indica una cosa, rapporto banche-imprese. Dove le banche sono andate in crisi del mondo e quando si sono allontanate da un rapporto banca-impresa per fare un'economia delle banche tutto suo, un'economia fatta di crescita sulla base di prodotti di titoli, ma non una banca che è collegata con le imprese, con un territorio che cresceva. E quindi dobbiamo pensare in che modo le banche possono crescere creando dei servizi. Quindi fiscalità leggera, le banche, la sburocratizzazione. Questa sera giustamente è stata posta la professor Francazzani nel discorso, semplificazione rischia a volte di essere banalizzazione. Dove si trova quell'equilibrio per cui semplificazione diventa minor burocrazia, dove può diventare per l'impresa, per chi ci lavora, per chi deve scegliere dove impiantare un'azienda, un rapporto più facile fra operatore e amministratore che non cade nella banalizzazione di abdicare al suo ruolo l'amministratore? Io dove mi metto non facile, perché anche noi stiamo a volte pensando a silenzio assenso, perché l'impresa deve cominciare, il famoso discorso eliminiamo i controlli preventivi e incrementiamo i controlli successivi. Ma dove arriva il momento nella quale c'è quell'equilibrio necessario per cui l'amministratore continua a fare l'amministratore senza pesantire troppo tutto il percorso finché non rende burocratico, però è soltanto un danno all'impresa, è anche un danno alla stessa amministrazione, cioè tante persone per fare un lavoro che spesso volte è inutile se riusciamo in qualche modo a semplificare. La domanda è come si riesce a semplificare senza rendere banale o banalizzare, come ho detto, l'intervento? Come riusciamo a creare un sistema dove veramente le imprese possono trovare un rapporto più snello, visto che siamo uno Stato piccolo? L'altro aspetto che noi abbiamo posto, l'università come università legata al mondo dell'impresa, necessario, fondamentale. E questo è il problema di non creare titoli cosiddetti fungibili. Abbiamo un secondo problema, come dare un futuro a chi ha già un titolo fungibile, purtroppo, o un titolo cosiddetto laurea debole, come rimettere nel mercato quando abbiamo visto che abbiamo un numero elevatissimo di disoccupazione qualificata, laureata, diplomata, dove non abbiamo risposto a richieste a livello di impresa per quel tipo di laurea, che è sicuramente fungibile, ma ancora peggio ancora poco richiesto, o cosiddetto laurea debole. Si pensava alle nuove professioni, ad una possibilità di un percorso diverso che magari in un contesto come quello sammarinese può essere ancora provato a livello universitario, che è un rigido sistema scolastico universitario italiano, è impossibile. Ci sono degli spazi per fare anche della sperimentazione in questo campo a San Marino. E l'ultimo aspetto, quello che riguardava un campo che è proprio, che è quello del diritto. Io credo che uno dei motivi per cui un'azienda sceglie di collocare la sua azienda è dove può avere anche una risposta in tempi brevi in caso di controversie. Noi abbiamo provato una legislazione specifica per la Corte del Trust che ha una sua normativa, giudice, una forma di semi-arbitrato ma in forma pubblica con un diritto tutto suo, perché non su alcuni tipi di imprese se ne poneva alcuni problemi
alcuni tipi di contratti, alcune tipologie di rapporto a tipo di impresa attraverso una tutela del diritto diversa da quella delle procedure ordinarie come elemento di attrazione di investimenti? E l'ultimo accenno, giustamente si poneva il problema amministrare. Io credo che noi faremo un grosso errore, e lo dico perché cavolo da accennare adesso, se per noi la spending review si pone soltanto come ridurre le spese di un apparato pubblico e non come valorizzare la qualità della spesa. Noi abbiamo un'ottima qualità della spesa, diciamo, in questo periodo noi abbiamo la possibilità di dire che quasi nessuna parte del nostro bilancio è una spesa per la difesa. Non abbiamo questa esigenza di bilancio, noi abbiamo la possibilità di orientare veramente a quelle prime necessità che in una situazione di crisi è necessaria, alla protezione sociale, al welfare, agli aspetti che sono dell'istruzione, della sanità. Io credo che sarebbe molto sbagliato pensare che la spending review si collochi come spendere di meno nell'apparato pubblico. Credo che l'sforzo deve essere come valorizzare meno la qualità della nostra spesa, cioè ridurre dove non serve, togliere gli sprechi, ma sicuramente valorizzare quella parte di spesa che è necessaria per il nostro paese. L'altro aspetto, credo che l'abbia detto, è fondamentale: non si può amministrare se non si ha il coraggio anche di fare delle scelte, perché in quell'atto lì credo che non c'è peggiore amministratore di quello che poi accoglie una sfida, ottiene il mandato e poi non ha il coraggio di fare le scelte anche difficili che un momento come questo imposta. Altri interventi? Sì, dopo il capogruppo di solito si sta zitti, però visto l'amicizia con Gigi mi permetto di fare qualche considerazione. Allora, il professore è partito da tre elementi fondamentali della nostra economia: banche, università, ambiente. Dunque, sulle banche bisogna che ci chiariamo, insomma, adesso non c'è una buona opinione sulle banche, ma è mai una questione di carattere, direi, più che europeo, che è sopra un po' a tutti gli stati. Non c'è economia se non ci sono banche, questo bisogna che ce lo ricordiamo. Quindi le banche stanno al servizio per fare impresa. Per lui questo è un concetto fondamentale che bisogna sempre tenere presente, altrimenti qualche guaio ce lo troviamo. E San Marino, direi che il professore già conosce probabilmente la nostra realtà, ma si è difeso bene: tre scudi fiscali, 14 miliardi ridotti a 7, di questi 7 direi che l'80% è il reddito di queste persone, imprese, famiglie, lavoratori. Secondo me all'esterno di questi 7 miliardi c'è poco. Quindi ora che cominciamo anche a dirci chi ancora non ha fiducia in noi e che ha un problema di reputazione, bisogna che gli diciamo com'è la realtà. È sempre una Repubblica che ha, mi pare, 18-20 mila lavoratori, tra dipendenti, autonomi e tutte le varie categorie. Facciamo questo conto più le imprese e ci capiamo com'è. È vero che alcune banche sono in crisi, ma è anche vero che alcune banche hanno una liquidità che non sanno come investire. E questo è un punto di forza. Non sono cifre esagerate nel contesto italiano, però per le regioni limitrofe potrebbero essere un'opportunità. Io spero di non trovarmi più come cittadino sammarinese in una condizione in cui, quando delle aziende di credito italiane sono in crisi, le banche d'Italia dice la risorsa finanziaria della Repubblica di San Marino non si può utilizzare. Io sono presidente di banca, quindi questa cosa potevo anche non dire, ma la dico perché sento che è una cosa che non è giusta, che non è corretta e che non è stata sufficientemente valutata. Quando noi avevamo la possibilità di aiutare chi aveva bisogno non ci è stato permesso. Oggi siamo ancora nella condizione di fare questo non solo per le imprese italiane, ma anche per le piccole e medie imprese, per gli artigiani, per i commercianti, per gli imprenditori delle marche e delle vite. E quindi noi non possiamo raccogliere lo scarto delle esigenze di credito dell'Italia, ma nell'ambito dei progetti di valore siamo in grado di dare una risposta. Questa è un'altra condizione che la Repubblica deve pubblicizzare. Non possiamo solo
eventi negativi. E sulle banche la chiudo. Sull'università avete già detto alcune cose, molte condivisibili i discorsi del professore. Sulle banche questa questione di tutela del credito degli appalti e delle imprese secondo me andrebbe approfondita, perché se effettivamente c'è uno spazio di questo tipo è un'opportunità importante. Io mentre lei parlava pensavo alle società assicuratrici, forse lei ha un'idea diversa. Però la tutela del credito oggi si fa, insomma, se un'impresa ha problemi di liquidità, la liquidità si trova. Questa forse è una forma meno costosa di quella che penso io, quindi andrebbe un pochino esplicitata e capire come stanno le cose. Sull'ambiente ho una porta aperta, perché io sono di origine di agricoltore, quindi io dico sempre che dal 1990 ad oggi le cose più belle che ha fatte le ha fatte il Consorzio Terra di San Marino, che è il consorzio che lavora alle tipicità delle nostre terre, ha saputo imporsi in territorio e fuori territorio con un marchio pregiato. Però abbiamo tanto bell'ambiente da vendere, abbiamo delle zone agricole che sono uno spettacolo da sole, senza farci. Con una politica di percorsi di salute e di natura ultimamente che sono stati importanti, sono investimenti che noi dimentichiamo, ma che hanno toccato tutte le parti del territorio, anche questo credo che sia un aspetto che va toccato. E quindi valorizzo tutte le cose che lei ha detto e vorrei aggiungere alcune. Io dico sempre che questo territorio non ha risorse private, quindi noi siamo nati, vissuti e sopravvissuti alla crisi, alla fame, la difficoltà facendo lo scambio dei beni, sia dei commercianti nati. Quindi questa attività legata al turismo è la nostra professione che abbiamo nel DNA, che abbiamo dentro. Quindi oggi va valorizzata, va contestualizzata in un mercato globale, abbiamo delle regole certe che ci consentono di essere bravi anche in questo settore, conosciamo cosa vuol dire l'interscambio internazionale, molto di noi lo conoscono e quindi affrontano anche i mercati internazionali sia in entrata che in uscita, e quindi queste sono le potenzialità che vanno su guardia. Il resto che l'Italia è quella che va bene, quella che ha il mercato extra Italia europeo, ma meglio ancora extra europeo. Quindi anche questa è una considerazione da tenere presente per la nostra realtà. Poi ci sono due aspetti che secondo me, uno l'ha già tracciato lei, che è quello del coraggio, e l'altra è quella della sommarinicità. Partiamo da quello del coraggio. Coraggio delle scelte, coraggio delle scelte ci vuole. Noi siamo il partito di maggioranza relativa. Quando abbiamo un obiettivo, secondo me non possiamo farci condizionare da un'opposizione che molte volte risponde a concetti, come devo dire, di rappresentanza, di rappresentatività, ma non a concetti di economia del paese. Quindi noi il coraggio di fare le scelte lo dobbiamo avere. Quando dico il coraggio di fare le scelte, va bene la spending review, ma abbiamo una pubblica amministrazione che a livello di costi, di stipendi, è alta. Ve lo dice uno che negli anni 2000 faceva i contratti per la pubblica amministrazione, quindi mi potrebbero dire tutti i doveri, ma in quegli anni era un problema di ristrutturazione del debito. Oggi è un problema di equiparare le paghe alla ristrettezza del mondo economico. Ma lo stesso mondo economico, non solo quello bancario, ha problema di mantenere i livelli di paga, soprattutto dove ci sono i livelli di anzianità alta rispetto a quello che era prima. Io dicevo ai miei collaboratori che quando facevamo 400.000 euro di vendita a persona potevamo dare gli stipendi che volevamo, oggi che ne facciamo 200 la cosa è diversa, e parlo di commercio, quindi negli altri settori non ho parametri. Quindi bisogna queste cose, avere il coraggio di fare più occupazione, di mantenere quelle cose, ma di distribuire sacrifici. Questa è una scelta di coraggio. Quindi anche dalla pubblica amministrazione questo segnale deve arrivare. Consumi interni, non dipendiamo da nessuno, non dipendiamo dall'Italia, per essere chiaro. Consumi interni vanno incentivati, abbiamo gli strumenti per incentivarli, vuol dire buona fase, vuol dire occupazione. Vuol dire il coraggio e la scelta di dire di valorizzare le risorse delle imprese di San Marino. Questo va fatto. Sbancare più beni che entrano in territorio, più consumi interni. Chi dobbiamo aspettare? Io non lo so chi dobbiamo aspettare. Questo lo dobbiamo fare noi. Lo dobbiamo fare noi. È logico che siamo chiamati a pagare più tributi,
abbiamo avuto questa tassa straordinaria, la patrimoniale, ma assieme a queste cose bisogna fare anche il percorso di crescita, che per le imprese è un certo discorso, per l'economia interna vuol dire consumi, vuol dire guardare, vuol dire livelli alti di pensione, vuol dire livelli alti della retribuzione della pubblica amministrazione, e chi più prende più deve dare, perché sennò non ce la facciamo. È chiaro che i primi livelli di paga, quelli medio bassi, bisogna lasciare stare, ma anche ci vuole il coraggio di toccare. Io sono uno che proviene dalla pubblica amministrazione, poi è andato via, però conosco bene la pubblica amministrazione, e quindi questi aspetti li dobbiamo avere. Quindi il coraggio della scelta lo vedo anche in questo aspetto. Ultimo aspetto, la sammarinesità. Io credo che più dei sammarinesi, e oggi abbiamo un tasso di scolarità che ci permette di andare a posti importanti, il sammarinese ci mette il sentimento, ci mette quello che conosce la realtà del suo paese, che ha la voglia di uscire fuori, e non parlo solo dell'Italia, che ha la voglia di mettersi in mostra, che ha la voglia di riscatto di reputazione e di far capire che anche noi vogliamo competere con le regole globali. Questo è il riscatto di sammarinesi. Per cui i posti importanti mandiamo i sammarinesi, aiutiamoli se hanno difficoltà a fare i dirigenti, ma mandiamo i sammarinesi. Poi chiaro, i sammarinesi da soli non ce la possono fare. Chiaro che il parco tecnologico, la ricerca e tutto il massimo della scienza non può venire dai sammarinesi solo, oppure può essere solo una parte. Però cerchiamo di dare sfogo a questo sentimento, a questo orgoglio che i sammarinesi portano, arricchito dalla professionalità e dell'esperienza che le risorse esterne possono dare, italiane e non italiane. E questo lo possiamo fare. In alcune istituzioni abbiamo cominciato dall'altra settimana a farlo, in altre lo faremo nei prossimi giorni, ma ci sono altri organismi importanti che possono esprimere una leadership della Repubblica. Grazie per la sua sentimento per stimolarci a dire queste cose. Anche nel segno per alcuni aspetti, però mentre ho ascoltato gli interventi che sono seguiti, mi venivano in mente alcune cose. La prima è che come università, il salto dell'università, sono state fatte a San Marino anche delle scelte positive. Mi viene in mente la scelta del design, portato sicuramente beneficio positiva, ma poi cosa è successo? Successo che all'esterno, proprio ai nostri confini, altri hanno fatto la stessa scelta. Per cui ci siamo trovati a vedere il numero delle iscrizioni che quest'anno sono diminuiti, perché ovviamente, siccome è stata una scelta positiva, chi ha potuto ci ha invitato e ci ha copiato. L'università dovrebbe avere la capacità di essere veloce nelle scelte e di cambiarle se necessario. E al limite, se qualcuno ci copia, noi potremo fare la stessa cosa. Per esperienza vi posso dire che quando ci si comporta esattamente come si comporta l'avversario, alla fine trovi un accordo. E l'accordo è: io mi occupo di questo e tu ti occupi di quello. Di solito è così, forse sarà, come direte, una cosa semplicistica, perché guardate che stringendo, poi le cose vanno così. Per cui bisogna che ci sia la possibilità, se di trovare gli strumenti per velocizzare la scelta decisionale e poi ragionare anche in maniera attenta. Io, con massimo rispetto, ovviamente non parlo del rettore attuale, del comitato scientifico, di chi regge oggi l'università, però c'è sempre il dubbio che quando si fanno le scelte non siano solo legate all'interesse dell'università, ma possono avere anche altri scopi. Ovviamente un vecchio rettore può avere il suo giro di conoscenze e se deve fare una scelta, fa la scelta rivolta verso le persone alle quali è più vicino, così come faranno le persone alle quali è più vicino nei suoi confronti in caso che si presenti l'opportunità.
Per cui non sappiamo mai se la scelta è una scelta veramente libera, consapevole nell'interesse del paese, o se è una scelta invece che ha altre, come dicevo prima, motivazioni. Io ad esempio ho la massima fiducia nei medici sammarinesi e nei medici ai quali mi rivolgo, però ogni tanto può venire il dubbio quando, se hai un problema, vai da un medico e ho i reni, che ne so, il cuore, problemi oncologici, e ti dice: guarda, rivolgiti a quella clinica e lì vedrai che risolverà il tuo problema. Se vai da un altro medico, dice: no, rivolgiti a quell'altra clinica che lì lo risolverà. E quell'altro ancora dice: no, ma guarda che ce n'è un'altra che sicuramente in quel campo ha fatto. Quindi o ti fidi oppure il dubbio ti viene, cioè la scelta è fatta nel mio interesse o è fatta nell'interesse di qualcun altro. Quindi bisogna essere anche un pochettino attenti in queste cose, non bisogna essere malfidati, anche se dicendo queste cose potrei sembrarlo, però bisogna avere un pochettino di attenzione, perché effettivamente il discorso che faceva Pino prima della sammarinesità è importante. Cerchiamo di essere e tenere gli occhi aperti e di valutare con attenzione tutti i pro e i contro, ma di decidere anche rapidamente. Io sono d'accordo che bisogna snellire, sveltire il processo decisionale, e noi siamo un partito di maggioranza relativa, qualunque scelta si faccia nel paese noi siamo coinvolti. Sulla riforma tributaria noi siamo coinvolti, anche se le redini del Dicastero e le finanze sono in altre mani, perché ovviamente addirittura che l'opposizione è stata contestata durante una manifestazione a Palazzo, perché ovviamente a lungo andare la politica ha la colpa di tutti i mali, per cui questo danneggia poi tutti, ma danneggia particolarmente noi che siamo appunto il partito che ha maggior peso e maggior importanza nel paese. Quindi scelte rapide, scelte intelligenti e anche scelte a limite sbagliate, perché si può anche sbagliare, quando si decide si fanno una serie di considerazioni e si può arrivare diciamo anche a commettere un errore. Però io sono d'accordo con Carlo. Con Carlo Giorgi noi abbiamo avuto per 20 anni, siamo stati antagonisti, ce ne siamo detti anche di tutti i colori, però devo dire che molte volte ero d'accordo con lui, così come molte volte anche lui era d'accordo con me, perché alla fine sotto c'è il bene per questo paese, c'è l'interesse del paese, quindi dà fastidio quando le cose vanno male, quando capisci che effettivamente stanno andando male, perché non si prendono decisioni, perché le decisioni vengono rallentate, perché il rallentamento è peggio del rifiuto, perché passa il tempo, la decisione magari viene presa però sulla carta, perché non si realizza. Faccio solo un piccolo esempio: la SMAC. Tutti diciamo, siamo tutti convinti che la SMAC deve essere implementata, è una gran bella cosa, eccetera, e siamo tutti convinti di questo. La SMAC, io sono presidente dell'ente Poste, attualmente non può essere utilizzata le poste, no? Quindi come è possibile? Non può essere utilizzata le poste, non può essere utilizzata in farmacia, non può essere utilizzata lo Stato civile, non può essere utilizzata negli uffici dello Stato. È una cosa assurda, è un borsellino elettronico. Io ho parlato con mezza San Marino di questo problema, soprattutto a livello di finanze in questo momento, mi hanno detto tutti che avevano perfettamente ragione, che bisognava farlo, ma non l'hanno fatto. Quindi non so, da qualche parte c'è un problema che deve venire fuori, però non è venuto fuori e la SMAC ancora non viene utilizzata. Finché la SMAC diventerà veramente uno strumento che possa sostituire o possa essere utilizzato unitamente ad altri di moneta elettronica, non sarà mai implementata, non ci sarà mai l'interesse di tutti nell'utilizzarla. Quando si faranno invece queste cose sarà fatto rapidamente. Io credo che queste siano stupidaggini, siano piccole cose, ma non si riesce ad andare avanti neanche queste, perché poi alla fine la gente te lo chiede, dice: ma come mai non si può utilizzare? Ma cosa gli rispondi? Che sono tutti d'accordo però non va avanti, che è così, no? Quindi bisogna cercare di essere concreti, di essere, diciamo così, efficaci nelle scelte. E ripeto, si può anche sbagliare, però se si fa nell'interesse del paese, si ha anche il coraggio di dirlo, che se commesso un errore penso che non sia la morte del mondo. D'altronde chi non decide fa peggio, perché non prendere la decisione è la cosa peggiore che possiamo fare. Io mi auguro che
il nostro partito, come sta facendo anche attualmente, come continua a fare, perché poi non è facile, non si può tutte le volte arrivare allo scontro con i nostri alleati di governo e magari per un piccolo problema rischiare di buttare tutte le ortiche, no? Questo non ce lo possiamo permettere. Quindi si arriva a un compromesso, e questo compromesso può rallentare le cose. Purtroppo non ci sono altre strade. Bisogna cercare di superare questi ostacoli nel modo migliore, comprendendo anche che quando si hanno delle intuizioni positive, come dici, e le portiamo avanti, troviamo degli scontri non sulla proposta, ma sul fatto che l'abbiamo presentata noi. E allora molte volte bisogna anche cercare di costruire un momento di condivisione per non trovarci a dover difendere delle cose che abbiamo proposto, che sono interessanti, che sono intelligenti, che possono cogliere dei risultati, ma che non si possono realizzare perché sono frutto della nostra, del nostro partito, della nostra intelligenza. Ecco, questo volevo dire. Quindi sono un po' uscito fuori dai binari dell'intervento, ma penso, mi sentivo di dire queste cose. Grazie. Altri? Chiedo due cose io, Marcello, prima di darti la parola per le tue conclusioni. Allora, noi sino ad oggi, o meglio, fino a qualche tempo fa, abbiamo avuto un'economia che si basava sui famosi tre pilastri che innovavano, no? Segreto bancario, anonimato societario e differenziale fiscale. Abbiamo perso ad oggi l'anonimato societario, il segreto bancario, c'è rimasto il differenziale fiscale. E allora io dico, prima di aspettare di aver perso anche questo per trovare le soluzioni di quale economia per San Marino, quale economia oggi dobbiamo iniziare, visto che probabilmente ancora qualche anno, se si dovesse andare in questa direzione davanti, ce lo dobbiamo iniziare a lavorare con metodo e con sequenzialità per essere pronti anche a un'eventualità che speriamo che non capiti, perché comunque per un piccolo Stato avere un differenziale fiscale è sicuramente importante, però secondo me, se vogliamo essere degli amministratori che pensano anche al futuro, devono fare i conti mettendo in campo la possibilità che questo domani non sia possibile. Se mettiamo in campo questo, abbiamo un elemento in più di competitività oggi, che finché riusciamo a tenerselo ce l'abbiamo anche domani, ma se questo viene a meno noi siamo pronti per affrontare comunque le sfide del futuro. Stasera ho sentito tante cose che sbagliano su vari settori, però dal tuo punto di vista puoi darci un suggerimento su come iniziare anche mettere in consequenzialità queste? L'altro è un discorso di coraggio che tu hai fatto. Io, quando si parla di amministrazione, vanno divisi due livelli di amministrazione. Una è l'amministrazione che compete alla politica, che deve fare le scelte, e l'altro compete all'amministrazione in senso stretto, che è quello che deve supportare la politica e mettere in campo le scelte che la politica fa. E io sto assistendo, soprattutto in questo momento in cui si parla di spending review, che tutti ci si aspetti dalla politica che intervenga nei vari uffici per dire cosa bisogna fare nei vari uffici. Però se facciamo questo, credo che la politica si snaturi, non faccia più il suo ruolo, che è quello di indirizzo. E poi è l'amministrazione che deve entrare in come riorganizzare gli uffici. E questo io lo vedo molto difficile, cioè viene chiesto alla politica di fare questo. Allora io credo che qui serva un atto di coraggio da parte della politica, che è quello di verificare fino in fondo se abbiamo degli amministratori sottoposti alla politica adeguata e quindi capaci di entrare nelle scelte della spending review per far sì che questa spending non sia un taglio lineare o comunque un taglio semplificato di per sé, ma che sia veramente, come dicevo prima Gigi, di far sì che questa spesa diventi una spesa di qualità e quindi viene organizzata. O altrimenti dobbiamo fare una scelta che sicuramente non è la più popolare, ma è quella di iniziare a tagliare quelli che sono dei rami secchi. Allora, una premessa. Lui mi dà giù, solo perché me l'hai storto all'ingresso,
e dicendo che siamo quasi coetanei. Di solito chi mi dice così, veicolando un tuo, rispondo che io sono scaramantico e che non ci si dà un tuo al primo incontro. È un atteggiamento di prudenza che uso con i clienti, perché una volta, 23 anni fa, mi è stato detto che siccome mi davo del tuo con un capo ufficio tecnico, in realtà era un comune. Ora in realtà ci troviamo d'accordo, anche se non in comune, su molte cose, quindi sono contento che l'intuizione di 2 ore fa, 3 ore fa, quando ci siamo visti per la prima volta, si sia confermata. Io ho diviso i miei appunti in 2 categorie, le parentesi grafe riguardano università e cultura e le parentesi quadrate amministrazioni e banche. Più ci sono quelle senza indicazione che riguardano l'amministrazione in generale, se vogliamo l'etica della vita. Quindi io vi darò delle risposte, non a chi ha fatto le domande, ma ho raccolto tutte le domande e le risposte sono raggruppate per temi, anche se spero di aver preso le domande di tutti coloro che sono intervenuti. Avevo preparato la risposta iniziale pensando di leggervi quello che avevo scritto. Iniziamo con una citazione: più mercato meno Stato, per dire poi meno mercato dello Stato. Però se comincio con la lunga citazione che ho scritto, porto via tutto il tempo. E allora vado velocemente alle risposte, posto che l'ho scritto poi vi rimane, e quindi chi ha voglia di approfondire, nonostante la relazione, il pranzo, gli interventi e la mia controreplica, dicevo, chi è così pervicace, per non dire testardo, non oso dire ottuso, ma insomma comunque magari un po' anche sabito di voler insistere, c'è lo scritto. Comincio subito e parto prima il gruppo Università Cultura. Università, centro di entrata, come si fa? Allora, la prima cosa è non burocrazia. Non è pensabile che per chiedere una ricerca, per chiedere un ingresso, per chiedere un'operazione, dobbiamo aspettare convenzionalmente 6-8 mesi. L'università è un'azienda, non possiamo più permetterci, ma perché l'università è cambiata. E quindi non perché siamo noi, intendo dire, la mia università, Bologna, piuttosto che San Marino, poveri, ma perché l'università è cambiata. E quindi non possiamo permetterci di non essere aziendalisti da questo punto di vista. E quindi se l'università è centro di ricerca e prende gli stimoli dalla realtà, li elabora, ma devono ricadere, per non perdere quelli appunti, perderci quelli appunti inetici contro le quali già Seneca ci mette le guardie, essenziale è l'efficacia. E questo ci differenzia dalle università italiane. Vi differenzia dalle università. Prima cosa. Seconda, buone delle tesi, buone dei corsi di laurea speciale tipo relazioni internazionali. Questa è una buona idea, l'unica facoltà in Italia è un corso di laurea che c'è a Gorizia, perché lo fece Andreotti quando era ministro degli esteri, e a Gorizia, terra che era di piena povertà nel momento, nel 90, nel 91 come sappiamo, nel 90 nel 91 si abolisce la leva, e quindi tutto l'indotto che arrivava in quella città, quella di caserme, quindi dei soldati di leva, degli ufficiali di carriera, dei sottufficiali, della manutenzione, degli appalti, si perdeva. Nel 91 si apre con la Slovenia, quindi la divisione tra Gorizia e Nova Gorica, e quindi tutto quello che era del commercio, dov'è la radice del commercio? Ecco, e la sammarinesità, l'entusiasmo, un popolo di commercianti, anche se poi ha vantato la radice agricola, si è persa. Allora Treotti, nella sua, da questo punto di vista non voglio parlare della persona, né aprire un dibattito sul personaggio, ma con quella capacità, diciamo, concreta che gli era propria, che tutti gli riconoscono, tacca, adesso la facciamo. Vuoi perché te la dico un fine, vuoi perché te la dico lezione, vuoi perché mette l'Europa e gliela fa, però a numeri ridicoli, tanto è vero che dovevano fare il concorso alla Sione. Può essere un'idea fare a San Marino? Sicuramente, è una cosa che non c'è, perché non è la scienze politiche di, diciamo, neppure basso livello, senza non togliere ai laureati, senza critica, perché ricordo che quella facoltà era nata e voluta dal Duce per essere la sintesi tra diritto ed economia dello Stato corporativo e per preparare, come lo era l'ENAC in Francia, la classe burocratica del nuovo Stato e soprattutto iniziare il Ministero degli Interni e il Ministero degli Esteri.
Quindi scienze politiche nasce con questo nobile tema, che poi negli anni 60 si è finita, è diventata qualcos'altro in altro paese. Arrivo quindi da questa, anche se non in ordine, scusate se disturbo, capitale della ricerca, no, non è il capitale della ricerca, sono soldi buttati, abbia pazienza. La tradizione dell'esperienza ci insegna che sono soldi buttati. Il fatto tecnologico, fatelo pure, non fatelo con gli italiani, sono fatto con gli italiani a condizioni precise, perché vi riempiranno di persone messe qui. Quando poi per avere, quando la ricerca, l'azienda virtuosa con la sovranità arriva a dire datemi questa verifica sul tessuto, il banco dice ah sa, però noi qua stiamo facendo la fibra ottica, stiamo qua non la sappiamo fare. No, mettere sull'elefante, pensateci 10 volte, perché vuol dire buttare una barca di soldi, nessuno crede più al capitale della ricerca. Nessuno mette il capitale alla ricerca, perché? Perché il tempo dell'umanesimo illuminato è finito. Chi è che mette i soldi alla ricerca? Chi dice guarda ti do 100 perché tu mi faccio l'indagine A, B, C, D, E. Quello poi, FGH, che ti viene fuori, perché come sempre quando si fa un mobile, viene fuori, si ricava del trucciolato, si ricava un'idea, un nuovo, quello è tutto tuo. Però io ti pago la ricerca, sei in grado di farmela bene. E contro risposta, ma dove sta la libertà della ricerca? La libertà sarà nella ricerca che quando hai tanta offerta e tanta capacità vai. Allora, lo si fa con parco tecnologico, perché è una scelta, la si può fare, benissimo. Io sono di fuori, quindi parlo totalmente in piena libertà di coscienza su quello che dico. Non è una, so bene che parlo ad un incontro di un partito politico e non di una cosa scientifica astratta e agile, ma anche fuori dalla realtà, cioè, come sono i convegni matematici. Dico, fatelo con molta attenzione, con regole ferree e mantenendo soprattutto una flessibilità vostra, altrimenti vi riempite dell'ennesima struttura partitica e nessuno vi dà più fiducia. Come lo fa l'università in cui vi davo le indicazioni per quello che ho visto io? Col lettore di ricerche, in tempi 15 giorni, individuazione di chi può farlo, o in tutto o in segmentato, subappalto, rimodulazione, fornitura. A quel punto poi c'è, si è desta connesso il gli ospiti, i visiting professor, che nei miei felici anni a Cambridge, ho trovato questa cosa che mi dice Cambridge, guardate, lo dico. Ci ho passato i 4 anni su quella della mia vita, sarà anche perché una certa età insomma sono comunque anche in quella vita. Ma il bello non era tanto la parte che si vede nei film di Harry Potter, che poi è girato in un'altra università di cui io non ricordo il nome, perché noi di Cambridge non ricordiamo il nome dell'altra università. Forse c'è, ma neanche tanto. E comunque a Francaggio diciamo. E non è tanto la libreria, la biblioteca, il mangiare sulle tavole dei professori, toghe, eccetera, tutta la parte scenografica, che ha un peso, perché gli inglesi ti vendono la tradizione. Noi facciamo fatica ad acquistare la tradizione, loro ci muoiono. Il bello è che su uno che garantiva la continuità della didattica, ti arrivava una settimana il tedesco e diceva, ah, da noi si fa così. Poi ti arrivava il francese, poi ti arrivava il norvegese, poi ti arrivava il giapponese. Cioè io praticamente sono stato 4 anni lì, ma è come se avessi girato 40 università. Perché mi sono venuti tutti io, come tutti i miei, eravamo in 27, e per carità l'entusiasmo dei 18 anni, metteteci tutto quello che volete. Uno resta stupito. E San Marino attira una roba del genere, attira. Perché tramite la collettore sulla ricerca, se uno viene qua che sa che ha da portare la ricerca che gli è stata commissionata, che sta prendendo commissione ricerca, viene e quando è qua poi ti fa anche le visite a tutti. Ricerchiamo quindi quei ricercatori residenti, perché capi una massa di infelici messi là e bisogna metterli là. Infelici prima loro stessi, guardate, ho degli allievi bravi, io non dico non fate gli avvocati, perché sono 280.000 in terra, fa parola. E io ho mia moglie che fa la mia allieva più brava, da tanto ottavo, quello dicesimo notariato fa notaio, da 13 anni. Gli ho fatto prendere una nuova sede grossa in provincia di Vicenza, che era mia cliente, quindi l'ho presa grossa. Tenete che mia moglie guadagna meno del segretario comunale di Udine. Allora non venite a dirmi che i notai prendono tanti soldi, perché non voglio fare.
però prende meno del segretario comunale di Udine. Una mia allieva meno brava di mia moglie, segretario del comune di Asolo, prende poco meno di mia moglie. Allora, non è possibile questo, quando sentivo il tocco di stipendio, altro che il tocco, altro che pensarci, vogliamo morire in notaio, perfetto, facciamo un discorso sui professionisti, cioè mi dai il servizio. Università, partita giusta, io non ho fatto critica all'Università di San Marino, ho detto, è partita giusta, quel grande vecchio, quei grandi vecchi, è il modo con cui può partire un'università senza tradizione. Non potete pensare di competere con Parigi, con Bologna, che qua 1088, cioè Bologna c'è l'università, 1088, non è pensabile che si competa e uno guadagna qua il gap di 800 e passa anni in poco tempo. Ho detto, è partita bene, sì, ma si evolve. L'intuizione, ce l'hanno copiata, la copiamo noi? No, questo io dissi. Voluta delle buone intenzioni, ce l'hanno copiate bene, questa è la strada, non però facciamole noi perché poi dopo ce le copiano e arriviamo alla transazione. Certe volte va bene la transazione, altre volte ti mangiano. Bisogna fare un prodotto non duplicabile. Quando uno è piccolo, fa un prodotto non duplicabile. Dov'è il prodotto non duplicabile? Il prodotto diverso agli italiani. Alta scolarità e internazionalizzazione, quello che la città italiana non ha, assolutamente, e commissione sulla ricerca, quello che la città italiana non ha. Un bravo, sempre il mio amico Ugo Galvanetto, di cui ho fatto l'esempio, dice: i nostri laureati in ingegneria, dove vanno? Tre adesso laureati bravi. In Germania, non si dice che in Germania non sforano laureati? Dice: basta che sappiano l'inglese, lo sanno, ma poi gli danno l'appartamento, perché si sentono la terra, il corso in tedesco, perché non si sentono la terra fuori, e sono subito operativi dalla prima settimana in azienda. E ce li portano via, i mail, ma che trovi a fare 4.000 euro al mese, vuoi che gli dica di stare qua a correre in giro a fare ricerche in un laboratorio di terza classe, o peggio ancora a fermarsi all'università. Sapete quanto prendo io come professore universitario di una fascia? Io sono ordinario, cioè a livello più alto, da 9 anni, ho una carriera di 15, qualcuno è andato a vedere su internet cosa faccio, mi fa piacere, perché siamo anche un po' presuntuosi. Provate a dire qual è il mio stipendio adesso dopo 15 anni che sono di ruolo e 23 che lavoro. Si accettano offerte, non vado avanti finché qualcuno non dice di noi. Poi lo prendo un professore, in Italia siamo 114, in Italia siamo 280.000 avvocati, 114 ordinari, ce n'è uno ogni 1.600 nell'ultimo momento. Allora. Com'è? Al vento o al volo? Dica quello che vuole. Quanto non è che cambia. 4.000, non so. Nemmeno l'ordine, secondo lei. Ordi? La mia busta paga ultima netta è 2.081. Beh, allora possono essere ordini 4.000. No, no. Cazzo il cavolo. Io mi devo cercare, posso prendere? 1.008. Il mio bibliotecario che mi mette un libro Aristotele 900 fra i libri del 900, perché siccome c'è scritto Aristotele 900, Aristotele 900. Per carità, io devo dire la verità, mi pare un'università perché faccio l'avvocato, ma è evidente che chi non fa università, che ha poi una professione, va via. Il chimico va via, il fisico va via, l'ingegnere va via, l'ingegnere di impresa dai 2.000 euro. E poi va via, se gli esami in Germania erano 4.000, con l'housing, quindi non è neanche le spese, a 25 anni. Cioè, chi è che vuole fare l'università? Cioè, io, se dovessi iniziare, a parte che non dico faccio segretario comunale perché non mi ho bisogno di piazza, farei l'avvocato subito, non perderei il tempo. Ma venga San Marino. Guarda che la prendo in parola. Vado avanti ancora. Il prodotto è non duplicabile, fate qualcosa che il piccolo imprenditore vince se non fa qualcosa di non duplicabile. E voi cos'è che avete non duplicabile? L'internazionalizzazione, sì, da 1700 anni internazionali, signori. L'avete insegnato, altro che gli italiani popoli, i santi, naviganti, scopritori, poeti. La San Marinesità, che poi mi permetta, non dico che possiede la condizionale. Mi permetta, sia gentile, sì, ce l'hanno anche i marinati, sono meno il suo orgoglio dell'essere. È giusto, ma è la caratteristica di essersi dati da fare,
perché chi si ferma va, non funziona. Continuo sempre sull'università. Disoccupazione qualificata, bellissima domanda, il grosso problema è la disoccupazione qualificata. Abbiamo gente brava, fa per esempio il cameriere, archeologo, eccetera. Cosa dobbiamo fare? Difficilissimo. Perché? Perché guardate, era il sistema che avevano gli americani prima, la iperspecializzazione. Se ne sono accorti che non funzionava, scusate sempre se disturbo. Dicevo, se ne sono accorti gli americani con le schede perforate, formavano la gente a schede perforate, quando il perforatore di schede era più servito, questa gente era formazione qualificata ma totalmente obsoleta. Allora, loro che si dileggiavano sulla formazione umanistica impazziscono se gli fai una citazione in greco o se gli fai una dimostrazione logica, perché è questo che gli manca, cioè la flessibilità. Ora però questi che già li hai, come li cosi, come li recuperi? Allora, una sola è il modo che io ho visto operativo veramente, in cui posso dire, non perché è una mia esperienza, quindi vado a dare delle mie opinioni, ma perché ci sono casi pratici coerenti e sufficientemente ampi da poter assumere a livello statistico, e lo fai nella agricoltura e nella storia e tradizione. Cioè, a prescindere dalla formazione, se questi hanno passione per il loro territorio, li metti in quello che fa impazzire. Tu vai a Stonehenge, ti sbarra una piera. Beh, la piera, 10 sterline. La piera? In italiano la pietra. Non vi dico a Roma cosa potremmo fargli vedere. Allora, dall'attrezzo alla ipoterapia, ci si sta inventando di tutto. Ci si sta inventando di tutto. Ha detto radici contadine, e vanto anch'io a radici profonde contadine. Quello che è la risorsa del primario, anche in un territorio piccolissimo, è quello del recupero. Non dico che è la panacea, non lo è stato, è chiaro che se uno ha la formazione per fare una cosa lo metti a fare da guida piuttosto che stare dentro agli uccelli, che piuttosto che all'ipoterapia, che piuttosto che stare attento al vino in quei pochi minuti che hai da fare a dare. Mi rendo perfettamente conto che è. Ma abbiamo scoperto, o meglio la statistica ci dice, che è l'unico modo. Perché? Perché uno si converte a quello? No, perché lo fa con passione, perché è la cosa che più lo appassiona, 9 su 10, quando deve riqualificarsi. Turismo di qualità, sì, ne ho parlato, dico, avete l'aeroporto, puntate sulla partnership con Rimini, fate venire più gente che c'è, non attenzione al turismo mordi e fuggi, ma quello insomma già c'è, lo coltivate, lo portate avanti. Se potete drenare la gente che arriva, fatelo, nessuno vi darà torto per questo. E questo lo fanno però già in privato, ho detto quando ho fatto la relazione. Cosa deve fare lo Stato? Puntare a quello residenziale di qualità, la parte della formazione, la studentesca, la parte per cui la gente viene d'estate più, non per comprare un ricordino con la palestra e venga la palestra, faccio un esempio, non deve essere una critica, deve essere banale. Ma dico, se la fetta di mercato viene anche quello di più, di cui non può occuparsi il negoziante perché è già tanto se vi è aperta bottega, questa fa parte dei compiti dello Stato. E con questo, l'ospedale residenziale. Come si fa? Lei ha citato quel lavoro è del 2005, e quindi ha 8 anni quando l'ho pubblicato. Se parte con quella citazione di Abbamonte, un grande, molto amico del mio compianto maestro Feliciano Benvenuti, e però, se l'ha visto, va avanti fino ad una serie con le lettere e paragrafo per paragrafo su un caso pratico, cioè di una sostenibilità dell'ospedale, l'ospedale di Valdagno fatto senza cucina, in cui il sistema della cucina poi si reggeva con la mensa all'ospedale e anche dal mazzotto. Funziona, eh? Quello era un caso pratico che ho messo in piedi nel 2005 di sinergia pubblico-privato. Lì è proprio parte tutto analizzato, quindi non sto qua a spiegare il meccanismo proprio del costo partendo dal barato di conserva da 5 euro e dal costo singolo del panino, e va avanti su come l'ospedale va avanti senza la cucina, e qual era fino al rapporto tra i medici, i cuochi, gli iscritti IPDAP con il trattamento presidenziale e le 6 ore e le 36 ore su 6 giorni dell'USL, e quelli invece stessi pari cuochi della società di catering.
col contratto e l'assicurazione previdenziale X, e quindi anche come trovare lo stesso equilibrio, partendo che nella stessa cucina stavano due con contratti diversi, per cui volavano i folti i signori che mi raccomando, perché se la tiravano di tutti i colori. L'ospedale, fatelo un residenziale, fatelo un hospice fantastico, perché la gente ormai viene, paga per l'albergo. Dopodiché venite, il chirurgo viene per operare sul bel albergo. Il condominio a punti di Cortina ha una fama grandissima, bassissima, ma la struttura è eccellente. Chi è che vuoi che venga, dice, chi è che vuoi che venga qua? Lo chiami con l'università, gli dici, tu hai fatto la ricerca, allora hai la settimana dell'oculista, la settimana dell'ortopedico, la settimana di... Avete il plafond dei vostri medici, che sono tutti bravissimi, non si dubita, anzi, la parte ospitaliera per chi può venire, perché che li mandate in casa di cure in Svizzera e in Austria, guardate, la Carinzia, ho fatto l'esempio prima, regione che conosco benissimo, era la Calabria dell'Austria, si sono tirati su, da brivido, è chiaro che uno va, che può... va là e sapete quanti vanno dalla Sicilia, dalla Calabria stessa, dalla Campania a farsi, fanno meglio? No, non fanno meglio, è più pulito, più bello, sono più gentili, senz'altro, per carità, non salta la corrente elettrica e manca il gruppo elettrodino finché sono sotto i ferri, come è successo in altre regioni, questo non succede e questo già fa la differenza. I loro chirurghi sono più bravi? No, ma li chiamano a plafond, ti metti in lista della spesa per fare l'anca, ti arriva il genio dell'anca che ti fa 40 anche in un mese, vuol dire più di una al giorno, fai stare operatore certe volte mattina e pomeriggio, e ti mette tutte le cose. Dopodiché fa, c'è un plafond e c'è la cosa tematica. Voi avete l'internazionalizzazione, fate l'ospedale, poi fate il reparto cosiddetto dozzinanti. Non è che il reparto, diciamo, mutuati sia meno bello, e diventa un centro di tratta all'ospedale anziché un centro di posto, non va oltre. Se tira fuori comunque ancora su internet, e non a caso è sul sito del Consiglio di Stato, cioè dove il Consiglio di Stato mette le sentenze, che sono la voce ufficiale, e poi studia i contributi, che sono la voce, diciamo, fuori toga, con cui il Consiglio di Stato approva o fa sue tesi espresse non in sentenza, che sono scritte appunto di giudici, ma di professori, e quelle che mettono dentro è, diciamo, quello su cui concordano, per cui uno sa l'orientamento del massimo giudice italiano in termini di amministrativo, vedendo che mette le sue sentenze e vedendo. E qui finisco tra università, ospedalità e passo alla parentesi quadrata, imprese, banche, pubblica amministrazione. Spending review. Bondi. Vi ricordate che aveva chiamato Bondi i Monti? Mister Spending Review, simpaticone, perché aveva messo a posto la Parma, eccetera. Non si è più saputo niente. Perché non ha funzionato il metodo Bondi? E io non dico, noi l'avevamo detto, no, non dico questo, dico, ci ho voluto tanto. Infatti, metodo Bondi, turbo capitalismo, rum, come dice Amadeo. Quello cosa faceva? Prendeva un'azienda, svuotava, tagliava, cioè puliva con la scopa e buttava sul marciapiede. E quello che aveva buttato sul marciapiede lo Stato se ne faceva carico. Quando è passato dall'altra parte ha tentato questa applicazione, solo che era lui il marciapiede e non aveva il marciapiede dove buttare. Com'è finita? Silenzio, prima, no, 3, 4, non ha detto più niente, non è riuscito a tagliare niente, niente, perché il metodo di tagliare e buttare sul marciapiede per la bondezza funziona solo se hai il marciapiede e ci sono gli spazzini. Perché anche se butti fuori, se butta fuori la sua impresa sul marciapiede, cosa che non fa? Sul marciapiede e non ci sono i spazzini, al terzo giorno l'immondizia puzza e i clienti non vengono, perché dice, ma no, una santa cronone, semplice roba, guarda come gestisce la cosa, figura di seconda bene. Allora questo esempio di Bondi mi porta nel rapporto effimero reale e sul vantaggio fiscale, torno a. Segreto perso, segreto perso, il differenziale è effimero. C'è, ma sappiate che è effimero. Perché? Perché il trascinamento, la moneta di San Marino e la moneta d'Italia, l'Italia passa all'euro, la moneta di San Marino diventa l'euro, ma il controllo della moneta passa dalla banca centrale europea, direttamente, comporta poi
la competition ti dirà tu non puoi avere una differenziale fiscale perché altri la competition, la concorrenza, su cui si regge il mercato, che è il pilastro fondamentale dell'Europa. Perché questo? Perché se cominciamo a fare differenze qualitative, voi capite che mentre d'accordo i tedeschi, i francesi, gli inglesi, gli inglesi, che non vanno d'accordo con nessuno per definizione, scusate, gli spagnoli, che ce l'hanno su dai tempi di Carlo V, che era 1588, è un'invincibile armata. Allora ho detto, la qualità, no, niente, solo la quantità. È solo una società di quantità, di dare a avere. Quindi si regge sul mercato, il mercato si regge sulla concorrenza, non alterato. Allora, vi diranno, con la stessa meccanismo con cui Tremonti e Lombardini vi crea distorsioni della concorrenza e del mercato sul segreto bancario primato, ve lo diranno anche sulla differenziale fiscale. Una battaglia di retroguardia, per carità, finché c'è, usatelo, ma è chiaro che anch'io finché mi arriva, ma so che va, devo andare oltre. Come? E qua arrivo alla proposta un po' più dettagliata. Ne ho parlato, l'ho ridotta un quarto d'ora nella relazione iniziale perché avevo quattro punti, un quarto d'ora a testa. Che è questa. E bisogna partire dall'Europa, che comunque già c'è. È inutile che voi facciate un referendum sentimentale, vediamo, vediamo. Devo sapere. Cosa vuol dire aderire? Cosa vuol dire non aderire? Quanto paga concretamente la famiglia aderendo? Quanto lo paga? Quanto paga l'azienda? Quanto lo paga? Quanto paga l'immobile? Lo sappiamo che rientra per esempio il regolamento 1466 del 97 sul patto di stabilità interna. Come dobbiamo rivedere la regola di bilancio se dobbiamo rispettare il patto di stabilità, che è l'angoscia di tutti i sindaci? Io il 15 novembre ho 44 sindaci, tutti rabbiosi, in una conferenza che ha detto un mio amico, amministrare, il coraggio di amministrare, chiamata, dice che una parte di stabilità, io ho 2 milioni in cassa, non li posso spendere, e ho la scuola che mi è giù. E ho la gente che mi viene a tirare la giacchetta come sindaco perché non metto a posto la scuola. E non posso spendere i soldi perché devo tenerli là per far vedere all'Europa che abbiamo 2.000 euro noi, più 2.000 che ha il mio collega, 2 milioni, eccetera, eccetera. Voi capite che per un sindaco di un paese medio piccolo, soprattutto nel Friuli dove vale a piede e dal tempo del terremoto, che prima si costruisce il fabbrico e poi le case, che sono di là e che non può mettere a posto la scuola, un rischio che venga giù gli intonato ai bambini, e che ha il paese che è fatto di imprese e di lì, è praticamente poco più che bestemmiare in chiesa, ma poco più, poco più. Gravissimo. Conseguenziale allora. Voi dovete lavorare, secondo me, sia sulla rete differenziale, battaglia retroguardia, sul lavoro della banca. Qual è il vantaggio? Cosa chiede la banca? Mi pare a tempi brevi, no a tempi brevi, tempi certi che chiede l'imprenditore. Voi avete tempi brevi con la giustizia, sì, con il sistema delle alternative dispute resolution, che è questo sistema para-arbitrale a evidenza pubblica, che va per alcuni diritti disponibili e per altri no, senz'altro va bene. Avete che ammettete il trust che da altre parti non potete però competere con il Caino su tutta la roba. Perché il Caino, se usare il Caino, le banche, dai, e soprattutto non potete passare per alternativa al Caino, perché voi siete più puliti dell'Italia, siete a livello austriaco, e sono puliti, puliti forti. Basta il clima di sottomissione o peggio ancora il complesso di inferiorità. Avete la trasparenza, la serietà, mi è piaciuto moltissimo, ha detto il Presidente. 14 in greco, abbiamo 7, sono tutti qua, con orgoglio, numeri alla mano, e sono prodotti da qua. E chi crede nel sistema di questo paese entra, chi non crede entra. Benissimo, io credo, perché? Perché è una giustizia efficiente, veloce. Cioè dice, la gente ama, per carità, faccio l'avvocato da 23 anni, signore. Credetemi, e giro in tutte le corti, è efficiente, veloce, perché io sto cercando un meccanismo perché anche le parti più vicine di si riescono a fare gli arbitrati. Perché pensate solo a questo esempio, marca da bollo, 6.000 euro solo per sedersi, in appello 9.000 euro, sia che tu abbia una promessa di 10 milioni, che una rotatoria da 300.000 euro.
Allora, chi ha le commesse da 100-200 milioni non ha problemi di andare all'avvocato perché non è fa neanche a capo. Le sistemazioni la trova differentemente, dove era la traduzione. È l'imprenditore medio piccolo che fa causa, allora dice quando parlo 6.000 più 9 fa 15. Allora 15, 30, 45. Dico, professore, scusi, ma lei che è professore, non può mettersi d'accordo con un altro avvocato? Sono 45.000 euro. Gli diamo voi piuttosto che dare la più dopo le spese, più gli onorari, eccetera. Gli diamo voi 15 giorni, decidete, quello che decide è buono. Il rito specialissimo degli appalti. Succede che cosa? Che l'impresa dice, guarda, non so, siamo messi d'accordo, perché magari lei ci garantisce la sentenza entro Natale, però noi se non consegniamo l'impianto fotovoltaico, economia assistita drogata, lasciamo stare, entro il 31, perdiamo il contributo. Quindi lui mi ha fatto la causa, ha torto, però io piuttosto che l'appalto non lo prenda nessuno dei due, allora gli do il 30%, anzi il 40%, visto che esi più del minimo del suo appalto autorizzato, e ce la spartiamo, poi la prossima volta se vince lui lo dà a me sulla palla. Voi capite che questo sistema non è virtuoso, è per quello che noi siamo un paese emergente, noi in Italia siamo un paese emergente. Allora ritorno al punto, no prodotti fungibili, qual è il prodotto infungibile di San Marino con le banche? No banca e basta, banca più pubblica amministrazione è il prodotto nuovo. E guardate, talmente nuovo perché è diverso dal prodotto bancario che si fonda sul sistema anglosassone. Sistema anglosassone che non ha lo Stato. Allora io non sono statalista, anzi, e cominciavo dicendo più mercato meno Stato, più imprenditoria meno burocrazia, dicevano gli yuppi trampanti economisti. E poi abbiamo visto che si vanno a definire, la Spagna ha visto che la definire. Faccio un esempio dell'Italia e Spagna. Ecco perché meno mercato dello Stato, non più mercato nello Stato, meno mercato nello Stato. Tutto quello che ci serve, perché lo Stato dà garanzie. Ecco perché niente si legge, se soffriva, prendersi la responsabilità. La carta che mi dice che si può fare. Questo mi chiedete, in tempi certi, non in tempi brevi. 30 giorni, non funziona, sotto calaghe al pubblico dipendente. Non può dormire, mi dispiace il pubblico dipendente, non può, perché il suo ritardo deve tradursi in una funzione, se io non consegno lavoro, la gente non mi paga. Poco da fare, non per 27 lire questo prende più del notaio. E comunque quello che prende il notaio è tutto guadagnato, non toccate il notaio, se non ne va la parte c'è coniugale, che dopo non posso tornare a casa. Allora no, ma c'è rispetto, oltre a una profonda fiducia, c'è il rispetto della conoscenza, e quindi nasce da qui la nostra relazione. Prodotto più banca, cos'è il prodotto nuovo? Tutti ti danno un prodotto che è nel mercato, mercantile, poi ci aggiungete il valore aggiunto dell'interesse pubblico. Il credito per me è essenziale, diventa l'interesse pubblico, e alla comunità europea mi dice, guarda tu, che tu stessa hai interesse a dare un differenziale a me, come hai dato tutto la Slovenia, che sono un paese piccolo, non un piccolo paese. Era De Gaulle che diceva l'Italia non è un paese povero, è un povero paese. E non è che loro stessero meglio, né adesso stanno meglio, è che ovviamente non accettano di sentirsi dire. Dice la Slovenia, no, guarda che se vuoi restare nella concorrenza, io devo essere l'anello debole. Devi consentire a me un trattamento differenziale. Il differenziale deve essere dedicato dall'Europa proprio per rettificare la concorrenza. I crediti alle mie imprese devo medio piccole o grandi che siano per voi, ma siccome sono uno Stato di dimensioni ridotte, allora devono andare con la mano pubblica. Cioè la stessa questione che il pagamento dei crediti normali e il pagamento delle tasse. Tutti i crediti di San Marino, dei privati di San Marino, devono avere un trattamento della fiscalità. Perché? Perché altrimenti San Marino si trova a essere un punto di debolezza della concorrenza. Quindi gliela rivolgete contro la questione, la legge la faccio perché sono un paese piccolo. E quindi per evitare la distorsione della concorrenza devi lasciare al mio regime creditizio quella parte rafforzata, che non è un aiuto di Stato. Che non è l'aiuto di Stato. Signori, l'Unione qua ci comanda, poco da fare, non nascondete dietro a dire
ma eccetera, come l'animato che dice ma mi chiudo, tanto la gallina è vero che becca, però io sono dentro il mio cuscetto e speriamo che non mi becchi. Per carità, può anche andare dritta la prima volta, anche la seconda. Ma bisogna andare nell'Unione Europea, andare a combattere San Giorgio e Drago. Tu mi vuoi, mi togli il segreto, mi togli la primata, eccetera, perché sono distorsione della concorrenza, quindi adesso ti rivendi per quella stessa concorrenza questa cosa qua. E dimmi di no. E dimmi di no. Anche a prescindere che io entri, perché comunque sono nel tuo sistema monetario. E quindi sarà 14 miliardi, sarà 7 miliardi. È sempre una parte di fisicatia. E comunque con un leggimento di